Allora, ringrazio il nuovo professore per aver a suo tempo incluso il progetto AITALE tra le attività di questo laboratorio e aver reso quindi possibile l'incontro di oggi. Ringrazio tutti quanti presenti e tutti quanti hanno collaborato a vario titolo al progetto AITALE. Come vedete nella slide, il progetto include la Scuola Normale, l'Università di Firenze, Siena, il CNR di Pisa, i civici musei archeologici di Portoferraio, Rione Lembra e Marciano e la Superintendenza per i beni archeologici della Toscana, all'inizio, in particolare, delle persone delle dottoresse Fulvia Lo Schiavo e Silvia Lucci, che ho sentito per telefono, non può venire, ma saluti tutti quanti, oggi in congedo, alle quali va il nostro ringraziamento per quanto hanno fatto per avviare al meglio questo progetto. AITALE è partito nel 2007 con l'intento di approfondire le tematiche storiche e archeologiche legate alle risorse metalliche dell'isola d'Elba, rame e soprattutto ferro, esplorandone gli sviluppi locali, cioè la caratteristica dell'attività estrattiva e metallurgica sull'isola e nel territorio circostante e le loro ricadute economiche, insediative, politiche, nonché le conseguenze a livello più ampio, tirrenico e non solo. Si è privilegiato il mondo antico certamente, ma si è affrontato anche il Medioevo, con la prospezione di un sito di riduzione del ferro medievale a Rione Lembra. E si sono praticate anche utili incursioni in epoche a noi più vicine. Il gruppo è volutamente disomogeneo, affiancando antichisti e naturalisti con pari dignità nella conduzione della ricerca e nella gestione dei risultati. A movimentare il tutto si aggiungono utili e credite intrusioni da parte di figure estranee al mondo accademico, ma dotate di saperi tecnici indispensabili in questo tipo di ricerche. Mi riferisco a Lucio Pari, che è qui anche presente, fabbro d'arte a Grosseto, che ha prodotto ferro dal minerale Elbano migliorando il livello delle nostre sperimentazioni. È a destra nella foto. Mi riferisco a Nicola Saredo, ingegnere in pensione, che ha scritto un piccolo volume sulla lavorazione del ferro a Populonia, vista con l'occhio dell'ingegnere, appunto, attento alla gestione di risorse umane, materie prime e logistica generale. Anche Nicola è qui oggi. E penso a Carlo Pistolesi, anche lui è venuto, geologo, esperto di ricerche d'archivio, che ha ricostruito la vicenda dello sfruttamento recente degli accumuli di scorie dell'isola d'Elba. Lungo sarebbe l'elenco di chi ha sostenuto AITALE nell'ambito di quella che oggi si definisce la società civile. Ci sono associazioni, penso a quelle attive all'Elba, nell'ambito, penso per esempio Italia Nostra, l'Accademia della Cucina, l'Università del Tempo Libero, il gruppo archeologico e naturalistico Elbano. Ci sono delle imprese come Conad, Livorno, Associating di Portoferraio che ci ha sponsorizzato, addirittura l'azienda Arreghi, Vitivinicola di Porto Azzurro. E soprattutto ci sono tante persone, in primo luogo Chiara, Paolo e Raffaella Gasparri, proprietari del terreno in cui si svolge lo scavo di San Giovanni, che hanno addirittura ospitato gratuitamente gli archeologi durante le campagne di scavo. E poi ci sono le istituzioni, il Comune di Portoferraio e Nell'Elba, il Parco Minerario di Rio Marina, che ha ospitato e finanziato la sperimentazione di riduzione del ferro del marzo 2013. Spero che questo elenco incompleto basti a darvi un'idea dell'aspettativa che la comunità locale ripone in queste ricerche storiche e archeologiche, viste da molti come strumento di recupero identitario nei confronti di una globalizzazione che appare ancora più radicale e straniante in un comprensorio turistico come è adesso l'Elba. Non ci siamo mai negati a scolaresche di ogni ordine e grado che hanno ripetutamente invaso gli scavi. È una costola di AITALE, infine, l'associazione Archeocolor, ecco c'è la Laura Pagliantini, che da pochi giorni ha preso in gestione il parco finora abbandonato della Villa delle Grotte. Ma veniamo adesso agli aspetti scientifici. Perché ristudiare scorie e minerali dell'Elba? I giacimenti minerali delle colline metallifere dell'Elba orientale da sempre costituiscono una risorsa di primo piano per le comunità locali e dell'area tirrenica. E ancora oggi, è cronaca, si stenta a pensare per Piombino stessa un futuro che sia svincolato dalla siderurgia. Questa millenaria relazione tra una comunità umana e le ricchezze minerarie di questo comprensorio è resa ben leggibile, a partire dal Medioevo e poi per i secoli successivi, da una documentazione sempre più dettagliata, da cui emerge anche la complessità di questa interazione. Proviamo a dare un'idea concreta di cosa significa questa complessità. Dal 1603
quindi siamo in un'epoca molto più recente di quelle che ci interessano normalmente. Dal 1603, per quasi due secoli, l'isola d'Elba è stata divisa tra tre stati: il Granducato di Toscana, il Principato di Piemonte, lo Stato dei Presidi, che poi era, diventò parte del Regno di Napoli. Di queste, Piombino possedeva gran parte dell'isola con le miniere. Il Granduca deteneva Portoferraio, ma aveva in appalto lui le miniere di Rio, mentre gli spagnoli dalla piazzaforte di Porto Longoni controllavano il canale di Piombino, assicurando la difesa del territorio dell'Elba, tranne la zona di Portoferraio, disinteressandosi sostanzialmente alle miniere. Il minerale era trasportato dalla Liguria alla Calabria e alla Corsica. I forni per la riduzione, per chi non lo sapesse, la riduzione è la prima fase di trattamento del minerale in cui si ottiene si fa venire via la parte scoriacea dal minerale e si ottiene un semilavorato di ferro che poi viene, il bromo, che poi viene commercializzato. Quindi la riduzione, se ne parlerà spesso oggi. I forni per la riduzione non erano all'Elba ma sul continente. Da lì i semilavorati raggiungevano le ferriere per il raffinamento del metallo e la manifattura dei prodotti finiti in aree interne della Toscana, presso l'Appennino. Quindi un quadro complesso di epoca post-medievale. Se torniamo indietro all'epoca medievale, il quadro era sensibilmente diverso, con comunità locali dell'Elba, in parte autonome, ma controllate da Pisa, e con attività di trasformazione del minerale operate anche sull'isola, questa volta da fabbri pisani stagionali, parallelamente alla vendita del minerale grezzo che avveniva alla spiaggia di Rio, era la cosiddetta vena. Se andiamo indietro all'età romana e ancora prima all'epoca etrusca, constatiamo come ovvio che le fonti a nostra disposizione si riducono vertiginosamente. Ma non per questo, io credo, dobbiamo pensare che si riduca la possibile complessità delle interazioni tra le comunità locali e allogene in relazione allo sfruttamento minerario e al ruolo strategico, soprattutto, dell'Elba nel quadrante tirrenico. Proviamo a ordinare pochi dati e molti possibili scenari. Innanzitutto, gli enormi accumuli di scorie ferrifere di Baratti e di Follonica e dell'Elba stessa, distrutti quasi integralmente a partire dagli anni 20 del secolo scorso per il recupero delle scorie. Si tratta di ammassi imponenti. Le stime più ragionevoli parlano di 2 milioni e mezzo di tonnellate per Baratti, mezzo milione di tonnellate per Follonica, oltre a 100.000 tonnellate per l'isola d'Elba. Le attività di recupero non permisero di dotare gli strati di scorie, se non in senso molto lato, osservando la cronologia delle tombe della necropoli di Populonia coperte dagli strati di scorie. Per i forni e le fucine dell'edificio industriale di Baratti disponiamo dei dati degli scavi di Marina Martelli prima di Marisa Bonamici poi, che mostrano come questo edificio fosse in funzione con le attività siderurgiche diversificate tra l'inizio del VI e l'inizio del III secolo a.C. Gli scavi di Franco Cambi e di Marco Benvenuti sulla spiaggia di Baratti hanno evidenziato poi questa sequenza di massima. Forge per attività secondaria, non primaria, quindi non riduzione, si tratta di lavorazione di semi lavorati, dal IV all'inizio del II secolo a.C. Un grande scarico di scorie di riduzione primaria questa volta, nel corso del II secolo a.C., e una quasi completa scomparsa dell'attività metallurgica con rifunzionalizzazione dell'area tra fine II e inizio I secolo a.C. Per l'Elba disponiamo solo di dati da ricognizione e solo da pochi anni anche di scavo. In sintesi, è ancora estremamente difficile articolare nel tempo questa produzione, riconoscendo le variazioni quantitative e qualitative. Quanto alle miniere di Rio, lo sfruttamento moderno a cielo aperto ha cancellato le antiche aree di estrazione, precludendo la possibilità di individuare e datare le forme di coltivazione mineraria anteriori all'età moderna. L'ematite elbana, l'ematite è il minerale di ferro della miniera di Rio, circola già dal Paleolitico superiore, come hanno recentemente dimostrato le analisi di Massimo D'Orazio e Andrea Dini. Due frammenti di ematite sono stati trovati in due contesti della Toscana, uno vicino al lago di Milancino e uno vicino a Livorno, contesti del Paleolitico superiore. È ovvio che si tratta di una circolazione per la intrinseca bellezza di questo minerale che è lucente e attira, è ovvio che non si parla di lavorazione, questo è chiaro.
in epoche che ci interessano di più, compare in contesti pisani di fine VII e inizio VI secolo a.C. C'è ovviamente a Populonia, a Follonica c'è tra VI e V secolo, a Genova da contesti di V secolo a.C. Probabilmente si ritrova a Pinge, almeno dal V secolo a.C., ci sono materiali in corso di studio da parte di Luciano Adrano e Marco Benvenuti. E poi ci sono i famosi frammenti di ematite raccolti a Ischia alla fine degli anni 60 da uno scarico con materiali che va dall'età del bronzo al secondo secolo a.C., più volte citati negli studi sulla colonizzazione greca in Occidente. È sempre opportuno ripetere, secondo me, che l'Etruria mineraria era ricca di metalli ben più appetibili del ferro a prospetto esterno. Penso ai solfuri misti, rame e argento del Campigliese, ma anche, forse, allo stagno di Monte Valerio. Datando col radiocarbonio degli strati, visibili inserzioni sulla spiaggia di Baratti, Marco Benvenuti e Laura Chiarantini hanno evidenziato come tra il 9 e 8 secolo a.C. a Popolonia si sia lavorato esclusivamente il rame, almeno dal sedimento che compare in questo punto. Tra l'8 e il 7 secolo sono presenti scorie di rame e scorie di ferro. Le scorie di ferro diventano esclusive solo nei livelli successivi, almeno in questo settore della spiaggia. E anche per l'Elba abbiamo una problematica e dibattuta fonte letteraria, osserva Aristotele, paragrafo 93, riguardo allo sfruttamento cuprifero anteriormente a quello siderurgico. Ma torniamo allo sfruttamento siderurgico e proviamo a delineare alcuni possibili scenari come traccia per inquadrare gli interventi che seguiranno. C'è un livello elementare a livello per quanto riguarda lo sfruttamento minerale ed è quello della semplice estrazione e commercializzazione diretta del minerale non trattato, gestita primariamente dalla comunità che gravita intorno alle miniere che sono nella parte orientale dell'Elba, gli antichi villaggi di Rio e Grassia non c'è più. Questa attività non richiede particolari competenze metallurgiche né infrastrutture complesse, si sta parlando solamente di estrazione del minerale e di trasporto alla spiaggia di Rio. Ed è documentata comunque dai frammenti di minerale elbano trovati, come avete visto, Pisa, Populonia, Genova, Follonica, almeno dalla fine del VII secolo a.C. Anche a livello quantitativo possiamo immaginare varie possibilità, sia una produzione di minima destinata a un fabbisogno locale e che comporta un'attività stagionale che integra altre forme di sussistenza, sia una produzione più consistente e più stabile, quindi, che trasforma e caratterizza maggiormente la società locale. Si deve presupporre l'interazione della comunità locale con mercanti e navigatori che incrociano nelle acque tireniche, e qui l'elenco sarebbe lunghissimo, etruschi, fenici, nuragici naturalmente, greci, e tra i quali io non posso fare a meno di pensare ai facei, in primo luogo. E le tradizioni sugli argonauti all'Elba nascono forse anche da queste frammentazioni. Che l'isola fosse poi sotto il controllo diretto di Populonia e di altre città etrusche è probabile, ma non determinante per il funzionamento di questo sistema di produzione o commercializzazione. Colonna aveva pensato nella prima fase di controllo panetrusco, facente capo a Cere, seguita dall'intervento siracusano del 453-452 a.C. che avrebbe consegnato le miniere dell'Elba a Populonia. C'è poi uno studio stimolante che traccerebbe la presenza degli Etruschi di Pisa nel distretto minerario attribuendo piuttosto un ruolo primario all'iniziativa di geni aristocratici della città etrusca sull'Arno, evocando anche paralleli interessanti con le attività dei pisistrati all'Aurion. Ma altro è il margine di arricchimento di chi estrae argento, oro o anche rame, altro quello di chi produce ferro. Infatti, mentre abbiamo notizie di grandi ricchezze accumulate con metalli preziosi, penso Nisha con il Laurion, con le miniere dell'Aurion, o con lo sfruttamento intensivo di miniere di rame in età romana, non ne abbiamo, a quanto mi risulta, per il ferro. Metallo capace di generare consistenti ricchezze solo in determinate condizioni. È la contiguità ad un tratto di mare molto trafficato, unitamente alla facile lavorabilità del minerale ferroso elbano, che rendono conveniente la commercializzazione dell'ematite elbana tal quale. Questa attività estrattiva, operata da comunità locali più o meno controllate dall'esterno e diffusa da naviganti del bacino tirrenico, alimentava a sua volta
attività di trasformazione sparse su un ampio areale che producono semi lavorati e manufatti finiti. Anche in questo caso abbiamo sia piccole strutture, forse anche temporanee, rivolte al fabbisogno locale, penso alle forge di Fonteblanda o al Castellare del Cigno, sia strutture più complesse, come l'edificio industriale di Populonia, in cui si deve pensare a un'attività continuativa, molteplice, con maestranze specializzate di varia provenienza e con una produzione destinata non solo al fabbisogno locale. E poi abbiamo un altro scenario, quello descritto da Diodoro Siculo e documentato dagli accumuli di scorie tra Populonia e Lemmo. Una produzione massiccia di semi lavorati su larga scala, distribuita su un ampio areale, dall'Elba a Pozzuoli e altri empori, che mette in campo importanti risorse umane di varia provenienza, schiavi, empori, alcuni di origine campana, come evidenziato da Marciani. Un'attività che invade, con centinaia di forni, di tutto il comprensorio dell'Etruria minerale da San Vincenzo a Follonica a Scarvino, e presuppone quindi il pieno controllo di questo ampio territorio, sul quale ha un pesante impatto ambientale, con una pianificazione su ampia scala, riconoscibile ad esempio nella capillare distribuzione dei punti di riduzione all'isola d'Elba. È in questa fase di intensa attività estrattiva, direi, che può essersi anche sviluppato il topos delle miniere di ferro inesauribili dell'Elba. Ed è forse a un contesto del genere che vuole dare una risposta il Senatus Consultum, citato a più riprese da Plinio, di incerta cronologia, sull'interdizione dell'attività mineraria in Italia. Per valutare l'impatto a livello locale di ognuno dei modelli che qui accennati, dobbiamo avere dei riferimenti cronologici. Ciò è particolarmente vero in rapporto alla fase di maggiore intensità produttiva, quella che ha prodotto i grandi accumuli di scorie. Per valutare l'impatto di questa produzione, dobbiamo capire se deve essere diluita su un periodo di più secoli o se si tratta di una fase tanto più intensa quanto più breve. Le ricognizioni di superficie fornivano un dato di massimo, in cui il reperto più antico e più recente davano gli estremi cronologici della frequentazione del sito. Questi termini erano attribuiti, ipso facto, anche all'attività metallurgica, che veniva così posta tra inizi terzo e fine primo secolo a.C. I dati dello scavo di emergenza di San Bennato, a Cavo, nell'isola d'Elba, quelli delle spiagge di Baratti e la revisione dei materiali d'archivio dell'ispettore onorario dell'Elba Gino Brambilla, condotta da Laura Pagliantini, tendono a rialzare la data per la fine di questa attività parossistica almeno all'inizio del primo secolo a.C. Come vedremo oggi, lo scavo stratigrafico di San Giovanni, il primo condotto su uno degli accumuli di scoria dell'Elba, rialza ulteriormente questa data, forse alla fine del secondo secolo a.C., ma ci diranno meglio Laura più avanti. Lo scavo 2014 aveva proprio lo scopo di verificare la cronologia di inizio e di fine dell'attività metallurgica a San Giovanni e fornirà così ulteriori elementi per comprendere le dinamiche di un fenomeno produttivo talmente imponente da meritare l'attenzione di Diodoro e della sua fonte. Soprattutto, questo scavo ci dirà cosa è successo dopo. Come vedremo, anche ad Elba la produzione siderurgica parossistica è seguita dall'abbandono e dalla rifunzionalizzazione dei siti di riduzione. Grazie poi al lavoro già intrapreso da Massimo D'Orazio, Marco Benvenuti e Andrea Dini, è stato possibile entrare nel cuore dell'ematite urbana e individuare alcune caratteristiche che la identificano tra gli altri minerali di ferro di analoga composizione. Le analisi hanno infatti individuato un tracciante del minerale urbano che ha consentito di verificare la provenienza urbana dei frammenti di ematite da Ischia, da Sempierangalo, sono sotto analisi quelli di Genova, oltre a frammenti da contesti del paleolitico superiore di cui vi stavo parlando. Le riduzioni sperimentali di minerale sono servite a produrre scorie e semi lavorati da sottoporre a analisi per verificare quanto di questi traccianti rimaneva nei prodotti e nelle scorie dei successivi passaggi della filiera del ferro. L'obiettivo è quello di poter riconoscere la provenienza dalle miniere urbane, non solo del minerale proveniente da contesti archeologici, ma anche dei semi lavorati, dei prodotti finiti e delle scorie generate durante la loro produzione. A quel punto, la ricostruzione del vero areale di diffusione della risorsa ferro dell'Elba sarebbe soltanto una questione di fonti e di collaborazioni. Cronologia e quantificazione delle attività estrattive e siderurgiche, variazioni nella diffusione del ferro urbano, dovrebbero poi essere incrociate
con le dinamiche storiche e insediative sull'isola nell'antichità. Ma proprio a questo punto abbiamo potuto toccare con mano quanto sia frammentaria la conoscenza del patrimonio archeologico urbano. Scavi vecchi e purtroppo spesso inediti, notizie di ritrovamenti vaghe e di incerta affidabilità, territori antropizzati e spesso ormai inaccessibili. La tesi di dottorato di Laura Pagliantini è un primo passo verso la sistematizzazione dei dati archeologici urbani e la ripresa della ricerca sul terreno, di cui lo scavo della necropoli arcaica di Monte Moncione, di cui ci parleranno adesso Lorella e Laura, e del sito di San Giovanni, di cui ci parleranno Franco e Laura Pagliantini, costituiscono solo i primi piccoli ma promettenti passi. Vi ringrazio. Pausa tecnica. Dunque, la mia presenza, innanzitutto per chi non mi conosce, mi presento, sono il funzionario della Sovrintendenza Archeologica per l'Elba, almeno per adesso, ci sarà il prossimo futuro un impasto, credo. Comunque, del fatto di essere funzionario sono molto orgogliosa perché diciamo che ci ho messo 20 anni ad arrivare a quello che volevo. Riprendo da dove ha lasciato Alessandro Corretti per precisare che appunto la situazione dell'isola d'Elba non è delle migliori, ovvero l'isola d'Elba è una miniera, scusate il gioco di parole, una miniera archeologica, una miniera a cielo aperto, diciamo, perché è un'isola che meriterebbe la tutela per esteso. La tutela forse vuol dire chiudere la stalla quando i buoi sono già fuggiti? Forse perché l'isola d'Elba non ha avuto, scusate se dicessi non ha avuto una tutela vorrebbe dire la sovrintendenza non c'è stata, ma non c'è stata la possibilità di fare tutela in tutte quelle costruzioni private, in tutte quelle edificazioni private per la quale la nostra legge non ci permette appunto di fare un'archeologia preventiva, a meno che non ci siano motivi fondati. Diciamo anche che è passato un secolo di libera attività sull'Elba in cui sono cominciate le edificazioni, si sono intensificate negli anni 60, 70, 80, senza alcuna possibilità di controllo, senza nemmeno da parte nostra una certezza che qualcosa sia andato storto o qualcosa sia stato trovato e portato via e non denunciato. Quello che vi dico sono un'ipotesi, però è assurdo pensare che nell'Ottocento, quando si trattava solo di lavori agricoli, è venuto fuori di tutto all'Elba e lo attesta la collezione Chiellini, al Museo di Livorno, addirittura un elmo di bronzo con suppellettili di pregio di età arcaica, di età ellenistica. Conosciamo tutti la collezione Foresi. E pensare che poi nel secolo successivo, nel Novecento, sia venuto fuori veramente poco da ritrovamenti occasionali, è assurdo pensare una cosa del genere. Diciamo che sull'isola d'Elba ha sempre gravato molta omertà, che purtroppo continua ancora adesso. Manca la sensibilizzazione.
Ecco, c'è una grande paura, io mi sono trovata anche a parlare con degli addetti ai lavori, cioè persone che lavorano nel settore dei beni culturali, e mi dicono, beh sì, figuriamoci, se si dichiara qualcosa è finita, non si può più fare niente. Quindi è ancora radicata questa paura del ritrovamento archeologico, e l'Isola d'Elba è una miniera archeologica. Perché l'Isola d'Elba, e lo vedono quelle notizie, quella rumore degli avvenimenti di due secoli fa, ma anche le notizie che sono filtrate, sentite dire, come diceva appunto Alessandro prima, le notizie vaghe e i ritrovamenti recenti, sulla potenzialità archeologica che è enorme. Allora, la necessità di fare tutela. È molto difficile, vi ripeto, fare tutela laddove non è possibile intervenire su lavorazioni private, quindi su scavi per un edificio, per dei condomini, per dei villaggi. La legge ci permette di fare questo solo se c'è un dato eclatante, cioè se effettivamente viene fuori qualcosa, ma l'archeologia preventiva non è garantita, non ci garantisce dalla legge. Bisognerebbe arrivare alla sensibilizzazione di tutti i comuni, degli 8 comuni dell'Elba, che lentamente sto cercando di fare, perché tutte le volte che mi arriva un regolamento urbanistico, un piano strutturale, io chiedo il quadro conoscitivo delle emergenze archeologiche. Il passo successivo è dare prescrizioni su questa normativa locale, perché un piano strutturale, un regolamento urbanistico diventa norma locale, quindi diventa legge. Dare prescrizioni su quello che abbiamo inserito in questo quadro conoscitivo ci garantisce di poter avere un controllo più accurato. Per fare questo su tutta l'Isola d'Elba serve una carta archeologica, che per fortuna c'è. Quindi si tratta di renderla nota, si tratta di pubblicarla, si tratta di comunicarla ai comuni. Direi che il più è fatto con questo dottorato di ricerca. Adesso bisogna cominciare a sensibilizzare i cittadini, le amministrazioni e il bene. Sensibilizzare anche gli appassionati. Sembra anche qui un ossimoro, sensibilizzare gli appassionati, già sono appassionati per conto proprio. Anche questo, permettetemi di spendere un minuto su questo fatto, di quanto sia importante il volontariato culturale e di quanto sia dannoso se non è organizzato. Quindi l'Elba ha avuto in passato del volontariato culturale, però ha lasciato a se stesso, con talvolta delle derive che hanno portato a commettere degli errori, a commettere degli abusi di legge, a commettere dei reati. Ecco, la necessità di ritirare le fila di questo volontariato culturale, dare la possibilità a chi ha una passione per l'archeologia di collaborare con gli enti, di collaborare con gli scavi che sono in corso, per evitare che appunto l'appassionato cerchi la sua distrazione la domenica andando a fare le buche, come è successo in passato. Io credo molto nella riabilitazione del volontario culturale che ha sbagliato. Se ha sbagliato una volta, cerchiamo di non farlo sbagliare più. Anche su questo all'Elba ci diamo da fare. La tutela, cioè il compito nostro della sovrintendenza è la tutela, non è tanto fare scavi di ricerca, e la valorizzazione ci compete solo in quanto è fruizione del sito archeologico, non in quanto far soldi sul sito archeologico. Bene. Cioè organizzare grandi mostre, grandi eventi, non è nel nostro compito. La nostra valorizzazione si ferma a rendere noto, rendere fruibile il sito, rendere fruibile la struttura museale, collaborare all'allestimento, però poi la valorizzazione nel senso di gestione economica spetta ad altri, non a noi. E possiamo dire che il grosso problema dei siti archeologici noti, vincolati, che ci sono all'Elba, è la pubblica fruizione. I siti, ad esempio, di Monte Castello di Procchio, di Castiglione San Martino, appaiono abbandonati un po' a se stessi. Ci stiamo dando da fare anche su quello. È ovvio che servono dei fondi che non abbiamo, che non arrivano da anni, che forse non arriveranno mai, e quindi cerchiamo sempre questi fondi da altre fonti che non sono quelle ministeriali.
Ecco, questi due siti potrebbero essere valorizzati, basterebbe una recinzione, basterebbe una ripulitura e soprattutto basterebbe che fossero visitati e magari da visitatori accompagnati. Prima ha parlato Alessandro, ha citato questa cosa di cui io vado molto fiera, in realtà sono loro dovrebbero andare fiere, della riapertura della Villa Romana delle Grotte, che per noi è stato un grosso problema. L'opinione pubblica la vede in un certo modo, ma bisognerebbe che l'opinione pubblica sapesse che tutta la villa e tutto il terreno intorno è di proprietà privata e il Ministero non può intervenire su un'area privata nemmeno con una lira, nemmeno con un euro, quindi non può fare lavori in un'area privata, può soltanto chiedere e ottenere dal proprietario che sfalci l'erba, ma se il proprietario dice che non ho i soldi per farlo, è il Ministero che deve intervenire. Se il Ministero i soldi non ce l'ha, a questo punto l'erba rimane alta. Allora abbiamo spinto tanto all'interno di questa Aitale a far sì che queste bande giovani, io gli ho detto tante volte, se avessi avuto 25-30 anni l'avrei fatto anch'io e l'ho fatto ai miei 25-30 anni, a costituire questo gruppo per adesso a occuparsi della riapertura di questa Villa Romana e mi auguro, perché questa è l'intenzione di tutti, arrivare a proporre dei pacchetti archeologici su questi siti e musei. Vi ricordo dei tre musei molto belli e ha dei siti archeologici fruibili, però se accompagnati, se valorizzati, se pubblicizzati per l'Elba, che già per sua natura ha avuto un grande dono dalla natura, appunto, la bellezza del mare, delle foreste, delle alture, eccetera, ha avuto anche questa possibilità di dare anche un'offerta archeologica, un'offerta storica, culturale, e parlo solo di archeologia senza stare a parlare degli altri edifici architettonici, degli altri monumenti. Quindi io mi auguro, incrocio le dita, che questa cosa partirà a giorni, perché parte domani lo sfalcio appunto dell'erba, e questo appunto dobbiamo anche ringraziare il Comune Portoferraio, che ecco, se tutti mettono qualcosa e con tanto impegno tutti se ne buccano le maniche, si riesce a fare questo. E quindi sono molto contenta di questa cosa, che si possa riuscire a rendere, a ridare alla pubblica fruizione questo sito, che io considero una eccellenza dell'Elba, perché se solo pensiamo a quello che poteva essere nel Settecento la visione di questa Villa delle Grotte, ricordiamoci che la massima istruzione è stata alla fine del 1700, quando c'è stata anche andata sopra la postazione di difesa appunto di Portoferraio, e quindi sono stati rasi al suolo i muri, che però erano così alti, ci dicono appunto alla fine del Settecento, che non permettevano di entrare dentro, quindi vuol dire che l'edificio era alto. Immaginiamoci anche come poteva essere la vista da chi arrivava in porto. Quindi questo diciamo che è un risultato di cui siamo tutti molto contenti. Ritorno al discorso che avevamo fatto prima: la sovrintendenza, se fa degli scavi, li fa per tutela, non li fa per ricerca, perché non è questo il compito della sovrintendenza. Li fa per tutela, nel senso per salvaguardare delle situazioni che sono a rischio. Ecco perché arriviamo a parlare dello scavo sul Monte Mongione. È ovvio che per fare degli interventi di scavo serve sempre un finanziamento. Allora, questo è stato possibile nel novembre 2012, ve lo dico sinceramente come stanno le cose, ormai da anni non abbiamo più finanziamenti, un residuo che scadeva nel giro di una settimana della serie, ci sono questi soldi, tra una settimana si sono perduti. Nel giro di un giorno abbiamo messo sull'equipe, abbiamo innanzitutto ci siamo concentrati su quale poteva essere il sito più a rischio e quindi da affrontare, e abbiamo deciso il Monte Mongione. L'equipe di scavo per quanto riguarda gli archeologi è stata formata da Laura Pagliantini e da Marco Firmati, non vedete oggi, ma ha seguito lui tutto lo scavo insieme a Laura. A lui spetta una parte della documentazione, come a Laura, una piccola parte l'ho fatta anch'io che dirigevo lo scavo.
Perché abbiamo deciso il sito di Montemoncione? Perché innanzitutto Montemoncione è nel comune di Portoferraio, ma in parte anche nel comune di Capoliveri, quindi ci siamo un pochino ampliati come comune. Nel giro di 2-3 giorni siamo riusciti a ottenere, vero Laura, le autorizzazioni scritte da per una dozzina di proprietari, di solito i boschi sono indivisi, alcuni che abitavano in Francia, altri in Sardegna, sono delle cose assurde per poter fare tutto a regola d'arte. Siamo a 280 metri circa sul livello del mare. E perché il Montemoncione? Perché è un sito che era già noto per trovamenti di materiali anche importanti, di coppe ioniche, e soprattutto visivamente vedevamo degli accumuli di pietre che si presentavano in un modo naturale in parte e in parte artificiale, ovvero quegli accumuli di pietre che potevano naturalmente formare dei ripari sotto roccia erano tamponati quindi artificialmente con delle pietre, pietre più o meno grandi, lastre di arenaria, e c'era una situazione interna, poi lo vedremo in dettaglio, di pietruzze di mare che non provenivano da lì, quindi una sistemazione artificiale della zona. Sono stati fatti, abbiamo deciso di fare una serie di saggi abbastanza vicini da loro, tra loro, ma a quote diverse. Vedendolo sulla carta, ma ora avete visto già delle immagini, altre ne vedrete, la zona è assolutamente impervia, cioè per arrivare lì e per scavare bisogna arrampicarsi, posso dire anche con le mani alle volte, perché non solo il dislivello, ma si tratta di grossi massi, per cui alle volte era anche un pochino il pensiero sulla loro attività lì, non vedevo l'ora che finisse questo scavo, perché se uno di quei massi rotolava, magari erano lì da secoli, però poteva darsi anche che anche a causa di scavi clandestini qualcosa si fosse un po' smosso. Perché gli scavi clandestini c'erano stati e lo sapevamo perché avevamo recuperato del materiale, sempre frammenti, che ci parlavano di un certo periodo cronologico, ci parlavano dell'età arcaica, ma in realtà la sorpresa è stata vedere la durata della frequentazione di questo sito. Dal Neolitico con la fase dell'età del ferro per arrivare all'età arcaica, poi c'è una lacuna del V e IV secolo, un'assenza, e poi si ricomincia nel periodo ellenistico, tardo ellenistico, anche se per quest'ultimo periodo io stessa avevo avanzato l'ipotesi che potesse essere materiale che proveniva dal punto più alto, perché questi salti non sono stati fatti sul punto più alto 283 metri, dove c'è ancora adesso un bunker della seconda guerra mondiale, dove sappiamo che erano scoppiate delle bombe, alcune schegge sono state ritrovate vicino ai saggi, e quindi un'ipotesi che avevamo fatto, anche di comune accordo, era che potesse esserci un altro insediamento di età ellenistica, un'altra, tra virgolette, fortezza d'altura, ubicata in un posto che aveva una vista a 360 gradi appunto sul territorio circostante. Quindi un terzo sito, ma possiamo dire anche quarto, quinto, sesto, perché le fortezze d'altura non sono solo Monte Castello e Castiglione San Martino, un'altra fortezza d'altura. Recentemente sono stata proprio con Elba Fortificata, un'associazione di appassionati della Seconda Guerra Mondiale, sono stata con loro a rivedere il bunker e l'opinione che mi sono fatta non è proprio questa. Secondo me i materiali ellenistici li stavano, cioè questi ripari sotto roccia hanno avuto anche una frequentazione ellenistica. Che carattere avesse avuto la frequentazione ellenistica non posso dirlo, non possiamo dirlo, cioè se funerario oppure di abitazione. Mentre per il periodo precedente ci avevamo fatto l'idea che potessero essere delle sepolture, ma anche qui la nostra idea è stata aumentata, diciamo, la realtà è aumentata in questo caso, perché sepolture sì, ma anche abitazioni. Non ci dicono niente di nuovo. Nell'arcipelago a Pianosa stessa non abbiamo, tra la
tra l'età del bronzo, la prima età del ferro, ma già forse dal neolitico. Con precisione non possiamo datare le grotte o le grotte abitate, perché hanno avuto una lunga vita. Ecco, comunque possiamo dire che per quelle cavità naturali o artificiali abitate dal neolitico fino all'età del ferro abbiamo una compresenza sia di abitazione che di sepoltura, compresenza probabilmente non in contemporanea ma in momenti diversi, momenti cronologici diversi. Ecco, questa stessa situazione che è ben nota a Pianosa è adesso anche evidente con questo scavo di Monte Mongione. Io adesso lascerei la parola a Laura perché ha preparato il PowerPoint e quindi ci illustra questo scavo. Allora, appunto, come diceva la dottoressa Alderighi, a fronte diciamo anche di questa duplice funzione degli insediamenti, lo vedremo, è stata proprio la cronologia di fermentazione del luogo a riservarci la sorpresa più grande, perché appunto abbiamo notato come questi ripari erano fermentati dalla protostoria, all'arcaismo, fino appunto, come diceva la dottoressa, fino all'ellenismo. Almeno tre dei sei ripari sotto roccia indagati appaiono fermentati fin dal neolitico, come dimostra il rinvenimento di alcuni punti di freccia vincolate in selce, aspre e calcare, e molti frammenti ceramici che rimandano a tipologie ben attestate nel complesso funerario urbano di San Giuseppe. La presenza di alcune conchiglie forate usate come pendenti e di cristalli di quarzo, che appaiono molto diffusi in contesti sepolcrali della fase tarda del neolitico, ha permesso di ipotizzare una funzione di queste cavità rocciose come luoghi di sepoltura. Alcuni di questi ripari testimoniano inoltre un'ulteriore fase di frequentazione del sito tra la fine dell'età del bronzo e l'inizio dell'età del ferro. I reperti rinvenuti, per lo più vasi e tazze con decorazioni coordinate a pettine, trovano confronti puntuali in molti siti vicini della costa tirrenica e in ambito urbano tra le ceramiche emerse nei villaggi subappenninici e del tardo bronzo della montagna occidentale del Monte Capanne, ovvero i villaggi di Monte Movolo, Masso dell'Aquila e Monte Giove. Il recupero all'interno di due ripari di un rocchetto non fuseruole del turno oggetti bronzi, tra cui un pendente iconico, un'armilla, un'infermatrice ed una figola, documentano un utilizzo sepolcrale in queste cavità e la presenza di una o più sepolture femminili, il cui numero purtroppo non è determinabile a causa dello sconvolgimento dei materiali e dello scarso numero di ossa presenti. Tuttavia, il recupero di numerosi frammenti di incamiciato come cotto in prossimità di un'altra cavità, funzionale alla chiusura delle parti scoperte del riparo stesso, attesterebbe anche una contemporanea frequentazione insediativa del sito e l'esistenza di una abitata autonomia agricolo-pastorale ipotizzata anche dal recupero in tutta l'area e lungo il pendice del monte stesso di macinelli, frammenti di macine ed un coperchio forato probabilmente funzionale alla bollitura del latte. L'utilizzo di grotte, lanfratti rocciosi e scopi sepolcrali non appare diciamo tuttavia isolato in ambito urbano, poiché è presente anche a Monte Calamita, dove nell'Ottocento il Foresi segnalò proprio la presenza di alcune sepolture romane, deposti all'interno di cavità naturali. La composizione dei corredi, caratterizzata da numerose figure databili all'inizio dell'età del ferro, rimanda a deposizioni in larga parte di sesso femminile, data anche la presenza di numerosi occhietti e fusaiole fittili dello stesso tipo di quelle rinvenute nelle grotte celle di Monte Mongione. Le deposizioni di Monte Calamita e Monte Mongione, che sono documentate anche nella parte occidentale dell'Ilva, rivestono una grande importanza per l'eccezionalità della pratica funeraria adottata. È infatti un uso inconsueto per l'età del ferro e per il territorio dell'Isuria settentrionale l'usanza di seppellire individui in ripari sotto roccia, che appare invece sistematicamente diffusa in Corsica. A partire dall'età del bronzo fino a tutta la seconda età del ferro, la prassi funeraria corsa rimane, con poche eccezioni, quella appunto delle inumazioni con rituale collettivo all'interno di grotte e ripari, al pari di quanto riscontrato anche nella vicina Sardegna, nella regione della Gallura. Anche le modalità di sistemazione del ripari a scopo funerario e le pratiche di deposizione del defunto presentano caratteri estremamente comuni. In Corsica è infatti abbastanza frequente la regolarizzazione delle pareti interne riempendo le aperture naturali o costruendo muretti con pietre che diciamo ne chiudevano anche l'accesso.
al Moncione sono stati rilevati alcuni muretti che tamponavano il fondo della cavità, o diciamo dei residui abbastanza consistenti da accumulo di pietre poste lateralmente, e la presenza di una vera e propria pavimentazione di pietre o di scali di calcare marmoso a formare una sorta di letto funebre. Una pratica invece tipicamente locale ed urbana prevedeva invece la copertura dei defunti con uno spesso strato di ciotto, di piccoli ciotoli di spiaggia, preparati verosimilmente dal vicino nido di magazzini e rinvenuti in quantità abbondanti in tutti i pali indagati. Ciottoletti dello stesso tipo, anche se non collegabili in maniera diretta al rituale funerario, sono stati raccolti anche in altri contesti sepolcrali urbani, come la grotta di San Giuseppe, e all'interno di alcuni ripari in prossimità del Monte Capanne, lasciando quindi ipotizzare che si tratti di una pratica simbolica che proprio caratterizzava i gruppi umani insediati sull'isola. Vista l'affinità dei contesti funerari umani e corsi, non sorprendono infine le assonanze tra i materiali metallici rinvenuti nelle grotticelle di Moncione e quelli rinvenuti nell'Isola Maggiore. Oltre alle semplici armiglie delle sepolture e urbani che trovano un confronto negli esemplari corsi diffusi tra bronzo finale e per metà del ferro, è particolarmente significativa la presenza di un pendente piconico, la cui tipologia si inquadra tra diverse varianti di pendenti ad oliva o piconici prodotti nella grotta sepolcrale di Ordinancio, nel sud della Corsica. Ornamenti che ebbero una discreta fortuna in Corsica proprio tra VIII e VII secolo a.C. I materiali frammentari operati all'interno del ripario numero 1, già interessato da deposizioni eneolitiche e protostoriche, mostrano inoltre un'ulteriore occupazione funeraria nella piena età arcaica, che indicano la presenza di relitte etrusche legate ai rituali del simposio e del consumo del vino. Il corredo, profondamente disturbato appunto a causa degli scavi clandestini, era composto da numerosi oggetti in bucchero, tra cui un chiaso scantaro con decorazioni a falsa cordicella che presenta strette affinità con gli esemplari copolonesi di seconda metà del VII, da due coppe di importazione ionica e da alcuni frammenti riconducibili a produzioni etrusche e imitazioni corinzia. Tra la fine del VII e i primi decenni del VI secolo a.C., anche i pali rocciosi presenti nelle lingue occidentali e sfruttati già a partire dalle fasi finali del fatto del bronzo, come Monte Giove, Masso dell'Aquila, Poggio, Ommasso e Serra Mentosa, appaiono caratterizzati proprio dalla presenza di sepolture e piccole necropoli. I corredi, per quanto notevolmente danneggiati, appaiono anche in questo caso composti da buccheri, ceramiche etrusco-corinzie, coppe ioniche e numerose tipologie di fibule, che trovano confronti stringenti proprio con i materiali provenienti da Monte Moncione. Anche in assenza di dati sulla tipologia degli insediamenti ai quali queste necropoli dovevano evidentemente essere relative, la distribuzione topografica di queste sepolture, proprio nei punti che offrono una maggiore visibilità del dorsale centrale e occidentale dell'Elba, lascia ipotizzare che si tratti di villaggi di natura prevalentemente strategica, che ricalcano nella funzione il primo impianto abitativo della tarda età del bronzo. I frammentari reperti che componevano i corredi di queste sepolture, in cui dominano i bucheri di cere e la ceramica di tutte le corinzie, di probabile fabbrica producente, appaiono inoltre estremamente significativi proprio per la ricostruzione dei flussi commerciali che investono l'isola in età arcaica, con ogni probabilità attraverso la mediazione di Copulonia. Questi dati permettono quindi di confermare, secondo l'ipotesi che era già stata avanzata a Maggiani, come l'isola d'Elba all'inizio del VI secolo a.C. sia proprio interessata dalla nascita di stanziamenti etruschi stabili, strettamente collegati con Copulonia, come appunto indicano gli oggetti di corredo di produzione o mediazione copulonese, in siti che dominano gli importanti approdi marittimi di Portoferraio per le rotte commerciali dirette verso Copulonia e il continente, e Marciana Marina per la navigazione verso la Corsica settentrionale. La continuità dell'utilizzo dei pali rocciosi naturali a scopi funerari appare inoltre una scelta estremamente significativa, che trova nuovamente confronti esclusivamente in Corsica. Questo fenomeno potrebbe essere interpretabile come la volontà da parte dei gruppi umani urbani, nonostante si trovino ormai evidentemente sotto la sfera di influenza colonese, di autorappresentarsi nella linea della tradizione,
o di richiamarsi a dei modelli funerari e ad una consolidata tradizione di rapporti sociali. Il sito di Monte Moncione sembra in seguito abbandonato già la metà del VI secolo a.C., lo rimane per tutto il V e la prima metà del IV secolo avanti. In questa fase i pochi rinvenimenti di abitati presenti nel territorio urbano provengono solamente dai siti di Monte Castel di Proprio e Castiglione San Martino, indagati negli anni 70 ed interpretati come fortezze d'altura. Una tipologia insediativa che a partire dall'età classica, ma in forma più compiuta proprio tra fine IV e inizio del III secolo a.C., si sviluppa in tutto il territorio insulare attraverso l'edificazione di vere e proprie piazze forti nei punti più strategici ed elevati, disposte in collegamento ottico tra loro e a controllo sia dei principali approdi che dell'area mineraria. Ecco, con ogni probabilità da rimandare proprio all'impianto di un insediamento d'altura la fase di fermentazione testimoniata proprio dal recupero all'esterno dei fari rocciosi indagati di numerosi frammenti ceramici, presumibilmente caduti per dilavamento da cose più elevate, che trovano dei confronti molto stringenti proprio con i materiali emersi nelle fortezze di Castiglione San Martino e Monte Castello. Tra questi materiali, insieme a ceramica comune in impasto da fuoco e da mensa, sono presenti molti frammenti di anfore e ceramica vermicelliera di produzione costerrana e campana, che attestano proprio la persecuzione, diciamo, la fermentazione del sito almeno fino alla seconda metà del secondo secolo avanti Cristo. Quindi, per quanto allo stato attuale delle indagini non sia possibile determinare la natura fortificata del sito e la sua estensione, la presenza sulla cima del Monte Moncione di un insediamento d'altura potrebbe tuttavia aprire ulteriori e nuove prospettive di indagini proprio per lo studio complessivo di questi siti, che caratterizzano un periodo di florida situazione economica ma di scarsa sicurezza di fronte alle incursioni che dovevano provenire dal mare. Dobbiamo aggiungere anche che alcuni dei frammenti ritrovati nei saggi attaccano con i frammenti recuperati da scavi precedenti clandestini, cioè, quindi vuol dire che siamo riusciti a trovare il quadro, e quando le coppe ioniche si sono ricostruite, sì, allora erano da lì che venivano questi oggetti, sicuramente. Adesso si parla di San Giovanni. Adesso Franco Cambi ci parla dello scavo di San Giovanni. Sì. Prendiamo il nostro se, direi come forse se ci sono domande eccetera, forse sarebbe bene farle alla fine degli interventi, alla fine diciamo di tutti quanti gli interventi. Va bene, allora intanto grazie per questa bellissima ospitalità, e credo che per Italia, che comunque ha in sé una parte importante del laboratorio di scienze dell'antichità della scuola normale, ma sia importante proprio come termine di confronto, cioè il proporre in questo laboratorio delle idee, degli sviluppi di ricerca, anche una progettualità per essere così amichevolmente sottoposta anche a delle critiche. Allora, la prima parte della nostra relazione sulle ricerche in ambito nell'ambito della Rada di Portoferraio e in particolare riferimento alla località di San Giovanni è una sorta di concentrato, diciamo, delle diverse competenze di Aitano. Io quando parlo di Popolone, del suo territorio, a lezione propongo sempre agli studenti questo dendrogramma che è in parte ricavato da Strabone, 25 di Geografica, che è la parte in cui Strabone descrive autopticamente Populonia, perché Strabone e Populonia si capisce che c'è stato
accettava davvero. E Strabone non solo articola il concetto di polis fra la dimensione dell'astio, della città murata e quella del territorio, della campagna coltivata, della cora appunto, ma poi si spinge oltre e alla città murata collega i diversi concetti di agropoli, di acron appunto, e di parte a mare, marina appunto, fra i due elementi io ho inserito il concetto di proastion a seguito di una conversazione con un amico etruscologo, Andrea Di Ferrero, come spazio antistante la città nel quale si svolgevano attività collegate con la città, ma anche collegate con l'attività produttiva, metallurgica principalmente, e con l'area delle necropoli, di San Cervone, del Casone e così via. Il territorio di Populonia in realtà poi è molto più articolato, perché ha una parte continentale, che potremmo definire appunto metropolitana, e una parte insulare. Queste due parti giocano fra loro tutta una serie di ruoli incrociati, perché nel territorio metropolitano noi troviamo non soltanto le attività primarie, quindi l'agricoltura o i commerci, ma troviamo per esempio delle complesse attività di estrazione del materiale di costruzione dalle colline del Campigliese e estrazione anche di minerali, rame, stagno e solfuri misti per produrre il ferro, sempre nelle colline del Campigliese. Poi possiamo aggiungere il sale nelle lagune costiere, quindi la produzione del sale nelle saline delle lagune costiere, un probabilissimo a questo punto pascolo invernale per la transumanza, che noi adesso intuiamo a livello indiziario, ma che sono indizi che stanno prendendo sempre più corpo. A tutto questo poi vanno aggiunte le isole, e le isole significano appunto principalmente acqua, fondamentale per la navigazione di lungo corso, foscea, anche, forse anche euboica, forse anche di altre fisionomie etniche, vuol dire anche cibo, perché l'isola è l'Elba è un'isola largamente capace di produrre cibo su scale anche piuttosto elevate. E poi naturalmente le grandi risorse minerarie, soprattutto il ferro. Qui appunto il dendrogramma è ulteriormente articolato. Ma veniamo appunto al radio di Portoferraio, che vede nel centro dell'immagine, è proprio il cuore dell'isola, una rada importante perché è riparata dai venti dei diversi quadranti, e anche perché poi, come sottolineava Alessandro all'inizio della sua relazione, probabilmente in questa rada va ravvisato il porto Argo, che compare nella saga argonautica, ma compare poi anche in altre fonti antiche, non ultimo lo stesso Strabone. E in questo contesto Aitale ha prodotto un'informazione estremamente interessante. Alla costruzione di questa informazione io non ho per niente partecipato. Diciamo che si tratta di una serie di osservazioni incrociate fra i geologi di Aitale, Alessandro, Marco Firmanti, che a un certo punto hanno prodotto un risultato interessante. Partendo da una serie di analisi di carattere litotoponomastico condotti da Giuseppe Nenci e anche da Alessandro Corretti, relativamente ai capi bianchi che sono largamente attestati un po' in tutta la toponomastica mediterranea, si è visto che ci sono dei capi bianchi anche all'isola d'Elba. Uno, lo vedete, quello indicando la freccia rossa, proprio a nord-ovest rispetto alle fortificazioni di Porto Ferraio e Porto Argoo. Poi ci sono anche altri capi bianchi situati sulla costa orientale dell'isola. Capi bianchi che, più che da riferire al bianco, alle rosse, sono da riferire all'argos, cioè al bianco riflettente, e che quindi hanno una
particolare visibilità nella massa scura dell'isola d'Elba, isola appunto chiamata Aitalia o Aitaleia, proprio in riferimento al carattere scuro, al colore della fuligine, insomma, che quest'isola rappresentava agli occhi degli antichi navigatori. Ora però il bianco di queste rocce è un bianco particolare. Si tratta di aplite, una roccia che si chiama appunto aplite, con delle intrusioni di un'altra roccia nera, che è tormalina, e che quindi assume questo aspetto di bianco macchiato, screziato, ecco, in un certo senso. Questo tipo di roccia ha una diffusione estremamente limitata nel Mediterraneo ed è estremamente caratteristica proprio dell'isola d'Elba e della rada di Portofellaio in particolare. Qui vedete il capobianco indicato in alto a sinistra dalla prima freccia, poi le spiagge della Padulella e delle Ghiaie che hanno dei ciottoli sono bianchi screziati di nero, e poi una quarta attestazione è questa collina che si trova proprio nella rada di Portofellaio, accanto al centro storico riurbanizzato da Cosimo I dei Medici, collina detta del Lazzaretto, per ovvi motivi fino dal 500 in poi ha funzionato da luogo per la quarantena per gli equipaggi delle galee che approdavano nella rada, ma è anche il luogo sul quale si svolgevano le esecuzioni capitali in età medicea. E si trova anche qui questa roccia bianca picchiettata di picchiettare di nero, quindi aprite con tormalina. Qui vedete la costa orientale dell'isola d'Elba, questa è la rada di Porto Azzurro, e vicino alla rada di Porto Azzurro abbiamo un altro capo bianco, questa invece, questa sporgenza, questo piccolo promontorio è Punta Bianca. Poi ci sono altri fenomeni, diciamo così, coloristici, la spiaggia delle pietre alghe e altre attestazioni di questo genere. Lo stesso argentario è un promontorio che, come è ben noto, non contiene una sola oncia di argento, ma che appunto deve il suo nome, Argentarius da Argennon, quindi ancora una volta da Argos, proprio alla sua caratteristica di riflettere verso il mare, da terra verso il mare, la luce del sole. Allora, nella rada di Portofellaio si può ravvisare forse, ma era estremamente congetturale, uno dei luoghi di sosta degli argonauti durante la loro lunghissima navigazione. Se prendiamo però un'altra fonte importante, l'Alexandra di Tofana, ecco, in questo poema noi troviamo un riferimento ad una eventuale sosta del ritorno di Menelao da Troia, e in un'area che è molto eccentrica rispetto alla geografia osservata dal poema, che è una geografia essenzialmente africana e siceliota. In questo caso invece il riferimento ci manda molto più a nord, proprio rispetto al luogo, ci manda nel luogo in cui gli argonauti avrebbero sostato, avrebbero poi svolto delle gare sportive, avrebbero poi schizzato il loro sudore su queste pietre bianche che sarebbero così rimaste segnate da questo sudore nero. Questo l'aichion, diciamo così, di questo fenomeno geologico nel mito. E qui avete una sintesi fatta da Alessandro Corretti sulle fonti che parlano di questo aspetto. Il fatto interessante è che il tempio sarebbe stato titolato ad Eracle. Ora, se noi vogliamo sviluppare una congettura, poi bisogna vedere se questa congettura ha delle basi, delle gambe per camminare, o è soltanto una congettura. Possiamo ricordare che nella rada di Portofellaio c'è un fatto che adesso non si percepisce quasi più, e sono le antiche saline con questa cartolina preziosissima del 1898, occupano una parte consistente della rada. Questa è la collina di Aplite con il Lazzaretto,
queste sono le piramidi bianche di sale, molto, molto simili a quelle che ancora oggi si possono vedere a Mozia, si vedono anche in questa zona, anche in questa zona. E un fatto interessante è che spesso nella documentazione d'archivio queste saline vengono definite piccole. In realtà, come vedete, questa è la località di San Giovanni, questa è tutta l'estensione delle saline, qui siamo nel 1898, qui siamo più o meno un anno dopo. Il problema è capire se queste saline sono state solo nell'Ottocento, quindi prima che venissero distrutte e obliterate dal grande insediamento industriale di Artiforni in Portoferraio, o c'erano anche prima. Noi possiamo risalire almeno fino al 500, perché nel 500 la fortezza a mare che si trovava sulla penisola oggi chiamata Valinguella era un deposito per il sale, quindi l'attuale museo archeologico della Valinguella oggi è ospitato all'interno delle ex saline, che però poi in epoca successiva vennero anche adibite a spazio per l'accumulo dei tonni che venivano catturati in questa tonnara. Questa immagine è molto bella perché mostra le saline con diverse articolazioni e si trovavano infatti non soltanto dentro la rada di Portoferraio ma anche a monte rispetto all'attuale spiaggia delle Ghiaie, quindi una delle spiagge caratterizzate dal sciotto di bianchi screziati di nero. E poi potremmo andare anche molto avanti con questa documentazione iconografica, ma dobbiamo concentrarci su San Giovanni. Allora, inizialmente il gruppo, l'Associazione Italia, aveva pensato di indagare questo sito archeologico in località Magazzini, dopodiché il progetto non si concretizzò per la manifesta ostilità della proprietà e potremmo fare soltanto delle ricerche preliminari. Decidemmo allora di indagare un altro sito importante dal punto di vista archeometallurgico, quello di San Giovanni, che vedete si trova proprio dirimpetto rispetto al Portoferraio storica, rispetto al Portoferraio Medicea, e ai piedi del promontorio su cui sorge la villa romana delle grotte, che in quel momento era il sito archeologico più noto di tutto il comprensorio. Sono state svolte ricerche preliminari delle condizioni delle raccolte di superficie a San Giovanni che hanno portato alla identificazione di un orizzonte che si colloca fra la fine del III e il I secolo avanti Cristo. Dopodiché sono state fatte anche delle prospezioni magnetiche, che vedete Alessandro Corretti che aiuta Laura Cerri con il suo, devo dire, prodigioso magnetometro, e a un certo punto qual è il risultato di questo? Sono state individuate una grande quantità di anomalie, alcune lineari, sono queste righe rosse come vedete, le anomalie sepolte finora da noi controllate con sali di scavo sono risultate tutte attendibili, quindi questa è una mappa che ha un forte contenuto di verità, non è una cosa soltanto virtuale. All'inizio noi ci siamo fatti in realtà trascinare da una specie di incontrollabile entusiasmo dalla presenza di questi punti rossi che nella magnetometria stavano a indicare proprio emergenze di magnetismo residuo molto forti, cioè pensare alla presenza nel sottosuolo di forni, ovviamente forni per che cosa? Per la riduzione del ferro, perché da qui provenivano quantità di scorie di ferro antiche molto molto notevole. Questa è la pianta relativa ai rinvenimenti della nostra prima campagna di scavi con dei muri che sono emersi in vari saggi. C'è anche un altro saggio praticato un po' più a nord da questa parte da cui
come mezzi altri, altri strutture. Allora, qual è stato l'elemento forte, diciamo, di questa ricerca, di queste prime due campagne di scavo a San Giovanni? L'elemento forte è stata questa, chiamiamola fattoria, villa rustica, pars rustica di una villa romana, diciamo di una struttura che è prevalentemente destinata alla produzione del vino, come dimostrano poi i cinque doria rinvenuti nell'ambiente più grande finora individuato, cioè l'ambiente terzo. A questo punto diciamo che lo scavo entra nel vivo della descrizione della narrazione. Vuoi continuare tu? Grazie. A questo punto io volentieri lascio la parola a Laura Pagliantini, che il detto scavo è un po' la vestale. La vestale. Allora, come diceva appunto il professore, nella rete San Giovanni abbiamo condotto due campagne di scavo. La prima nel 2012 sotto la direzione della Superintendenza dei Beni Archeologici della Toscana e nel 2013 da parte del Museo degli Studi di Siena. Attraverso queste due campagne di scavo il sito appunto è stato indagato attraverso la realizzazione di alcuni saggi impostati proprio sulle aree che avevano restituito le anomalie geomagnetiche più consistenti. L'indagine non ha però evidentemente portato in luce resti dei forni per le condizioni minerali di ferro che noi ipotizziamo possano trovarsi sotto le fasi di vita che abbiamo invece individuato. Nel saggio 1 sono infatti emersi i resti di un grande edificio interessato da strati consistenti di crollo, di setti e di pareti, del quale nella prima campagna di scavo abbiamo messo in luce gli ambienti, due coperti da un tetto e separati da una soglia ed un terzo invece interpretabile come un cortile, dove sono stati localizzati 5 grandi doglie di fossa utilizzati per completare la fermentazione del vino o per la sua conservazione. Nel saggio 2, un imponente muro realizzato con blocchi regolari di pietra legati a una matta cementizia ha permesso di individuare l'estensione occidentale di questo edificio. Questo muro è delimitato infatti ad ovest un'area esterna e ad est una interna, dove sono emersi degli strati molto incoerenti composti proprio da strati appunto di distruzione di mattoni crudi o di elementi lignei carbonizzati, frammenti di intonaco e molti frammenti di un pavimento non consistente con insetti di testere bianche disposti a formare un motivo geometrico. La campagna di scavo 2013, ecco vedete gli strati di distruzione all'interno dell'area 2. La campagna di scavo 2013, che si è concentrata prevalentemente nell'approfondimento proprio dell'indagine all'interno del saggio 1, ha consentito di apprezzare una maggiore articolazione di questo edificio, del quale sono stati individuati altri due ambienti e soprattutto ha consentito di puntualizzare la cronologia della sua edificazione. Tutte le pareti dell'edificio che sorge a San Giovanni appaiono realizzate attraverso l'impiego della terra cruda e la sopravvivenza di questi muri è dovuta sicuramente ad un incendio. Gli strati di crollo, come vedete anche dalle foto, appaiono caratterizzati da questo colore rosso molto intenso, ricchi di frammenti di terra cruda, cottasi per combustione, che conservano ancora tracce evidenti dell'incandicciata di sostegno, alternate a strati di colore nero che sono invece dovuti al disfacimento degli elementi lignei delle strutture. L'edificio mostra in particolare l'utilizzo diversificato di due tecniche. I muri, in cui restano visibili gli zoccoli di muratura delimitanti gli ambienti 2, 4 e 5, appaiono realizzati con la tecnica dei mattoni crudi, ottenuti pestando argilla, sabbia e materiale organico e disposti successivamente sugli zoccoli di pietre che, oltre a garantire solidità alla struttura, diciamo costituivano anche una protezione contro l'umidità. Il rivestimento dell'alzato era infine caratterizzato da terra argillosa su cui veniva steso uno strato di intonaco che noi abbiamo individuato ovunque in tutti gli ambienti dell'edificio. Il rinvenimento di numerosissime tracce di strutture lignee carbonizzate, la presenza di impronte di cane all'interno della terra dura combusta e soprattutto la notevole quantità di chiodi di ferro
testimoniano anche l'utilizzo della tecnica dell'opus caricium, di cui è stata messa in luce tra l'altro un'ampia porzione in posto che le delimitava proprio all'ambiente 3, ovvero l'ambiente in cui poi erano stati posizionati dove di fossa. Il presidio dello scavo nell'ambiente 1 ha inoltre consentito di confermare l'ipotesi che almeno una parte dell'edificio fosse sviluppata su due piani, grazie alla rimozione di un pavimento in cacciopesto con piccoli inserti critici di minute dimensioni, collassato proprio sul crollo di questa parete in opus caricium, che appunto delimitava il sottostante cortile Monidoria. Lo sviluppo su due piani è stato inoltre documentato anche in un altro ambiente, l'ambiente 4, dove proprio lo straordinario stato di conservazione dell'edificio ha permesso di rinvenire una parete di argilla con l'intonaco ancora in posto, crollata proprio da un piano superiore. Questa parete era infatti collassata sul rivestimento monumentale dell'ambiente stesso, che lo vedete qui, è un pavimento in cacciopesto con piccoli inserti musivi di colore bianco, a sua volta caduto sul disfacimento delle pareti e del livello inferiore. Nello stesso ambiente sono stati inoltre rinvenuti numerosi frammenti di intonaco pertinenti al soffitto e alle pareti dell'ambiente stesso. Lo scavo dell'ambiente 1 ha inoltre consentito di portare in luce alcuni anfori di tipo 3S di Moa, funzionale alla conservazione del vino, al cui interno sono stati tra l'altro rinvenuti e sono in attesa appunto di analisi alcuni vinaccioli combusti proprio a causa dell'incendio che ha distrutto l'edificio. Moltissime anfore frammentarie sono state rinvenute anche nel corso dello scavo dell'ambiente adiacente, l'ambiente 2, anch'esse interpretabili proprio come una zona di stoccaggio e conservazione del vino. In prossimità diciamo, del limite nord dell'area di scavo è infine emerso un ulteriore ambiente nel quale sono stato messo in luce, ma non ancora scavato, rimandiamo al prossimo anno, speriamo, un imponente crollo di intonaci e numerosi mattoni a forma di settore di cerchio che dovevano costituire probabilmente delle colonne di muratura, poi rivestite di intonaco, con la funzione di sostegno per un portico rustico aperto verso il mare. Nell'ultima campagna di scavo è stato inoltre completato appunto lo scavo del doliario di San Giovanni, costituito da queste 5 doglia di fossa, posizionate all'interno di un cortile scoperto ma dotati di un coperchio che doveva proteggere il contenuto. E all'interno di questi doglia sono stati rinvenuti tutti gli strati di crollo che hanno caratterizzato gli ambienti, ovvero laterizi e tegole, argilla cotta per combustione, frammenti di incarniciato, frammenti di pavimento e gran parte del rivestimento paritario degli ambienti. Al di sotto dei crolli, sprofondati proprio per collassati per il peso del tetto e delle pareti degli ambienti, sono immersi le pareti e i coperchi frammentari, dimostrando proprio che i contenitori al momento del crollo dovevano essere vuoti oppure molto più probabilmente volumini. La capacità di ogni singolo contenitore è stata valutata approssimativamente, tenuto conto purtroppo dell'imperfetto stato di conservazione, fra i 1300 e i 1500 litri. In prossimità della chiesa di San Marco e della villa di proprietà della famiglia Gasparri è stato inoltre aperto un ulteriore saggio nel quale sono emersi, come vedete, tre muri contestuali tra loro, tre muri in pietra legati a manta cementizia rivestiti da intonaco. Si tratta di un edificio con strutture analoghe a quelle già individuate nel saggio 2 effettuato nel 2012 e questo dato, oltre a confermare l'efficacia della prospezione geomagnetica effettuata da Laura Cerri nel 2011, ha fornito soprattutto un'ulteriore e preziosa indicazione su quella che doveva essere l'estensione dell'insediamento romano di San Giovanni e soprattutto sulla complessità della sua articolazione. Il fortunato recupero di alcuni bolli su opus doliare ha reso inoltre possibile ricavare delle informazioni fondamentali sulla proprietà degli edifici scavati e della vicina Villa Marittima, in linea con un'ipotesi che negli ultimi anni ha acquisito sempre maggiore consistenza, ovvero l'appartenenza della recente Villa Romana delle Grotte al patrimonio dei Valeri Messalle. Il legame della gens Valeria con l'Elba era già noto dai versi di Ovidio, che rammenta appunto nei suoi versi di essersi recato sull'isola per salutare alla vigilia della partenza per l'esilio, nel luogo di Corristo, l'amico Cotta Massimo, che altri non è che il figlio minore di Marcus Valerius Messalla Corvino,
uomo politico di grande spessore legato alla famiglia imperiale e protettore delle arti, e della seconda moglie di lui, che è un'Aurelia degli Aurelii Colte. È un po' più difficile l'albero genealogico, però. In seguito all'adozione da parte dello zio materno, Aurelio Colta, quindi Massimo Colta, ricordato da Ovidio, mi assume il cognome divenendo, ancora in stile del suo nome, Lucius Aurelius Colta Maximus Messalinus, per gli amici, ovvero per Ovidio, Colta Massimo. Come già osservato da Orlando Pancazzi, senza avere altri indizi se non le parole di Ovidio, Colta Massimo doveva sicuramente possedere sull'isola una residenza che fosse degna del suo alto rango e che doveva riconoscersi almeno in una delle tre ville monumentali che sono note sull'isola d'Elba, ovvero le grotte della Linguella nel golfo di Portoferraio o a Capo Castello nella punta nord-orientale dell'isola. Tutte e tre le ville sono accomunate dalla posizione in qualità di grande impatto scenico e soprattutto dall'altissima qualità edilizia che riconducono, diciamo, unicamente la loro edificazione in età augustea. La conferma di questa ipotesi è stata ottenuta grazie alla presenza nelle pareti di Doria di alcuni bolli plantapedis che, se ben frammentari, hanno consentito di recuperare l'intero contenuto testuale con il nome del produttore. Come vedete, Elena Valeri Marci Servus Fecit. In questo caso il servo Ermia usa una formula onomastica che è ben documentata nell'opus doliare tra tarda età repubblicana e prima età austea, come lascia supporre, diciamo, supporre proprio anche l'uso di posporre il prenomen del dominus al suo gentilizio. Ancora ad Ermia, probabilmente lo stesso, anzi sicuramente lo stesso Ermia, rimandano inoltre due bolli frammentari sulla Terizzi. Come vedete, in un cartiglio rettangolare, accanto alle sole due lettere iniziali del nome, anche qui legate come abbiamo visto nei bolli di Pantapedis, è raffigurato il rilievo un bel delfino con il dorso inarcato. Ora, il panorama delle suggestioni in antico è affollato, diciamo, per le numerose storie narrate su delfini e su numerosi episodi di amore e benevolenza proprio tra questo animale e l'uomo, ambientati soprattutto in diverse città greche. Tra queste storie, che sono ricordate da Plinio, colpisce in particolar modo la storia ambientata a Iasus in Caria, di un bambino che percorreva i mari a cavallo di un delfino e che rimase ucciso a causa delle onde della tempesta improvvisa. Restituito alla riva, il delfino, confessandosi come causa della morte, non ritornò in mare e spirò sulla spiaggia. Ora, il nome di questo fanciullo è curiosamente proprio Ermia. Forse, diciamo, questo officinator da colore germanico, come molti degli operatori che sono impiegati, diciamo, nelle officine dell'Isola Settentrionale nel corso del primo secolo avanti Cristo, voleva forse ricordare come il simbolo del delfino proprio evocare la sua terra d'origine. Sulla base dello studio dei materiali ceramici e quindi delle attestazioni epigrafiche, possiamo dire che l'edificio e il doliario di San Giovanni risalgono all'inizio del primo secolo avanti Cristo ed il loro abbandono è segnato da un incendio avvenuto nel primo secolo dopo che, cuocendo le strutture in terra cruda, ne ha garantito la conservazione. Questo grande complesso è interpretabile con ormai più che probabile certezza come la parza rustica della Villa delle Grotte, situata sul promontorio nascente e scavata negli anni 60 del secolo scorso. Questa villa sorge appunto sul promontorio che delimita verso sud-est la rada di Portoferraio e separando appunto la pianura di San Giovanni da quella dei Magazzini, e nella sua posizione si trova a dominare tutto il braccio di mare compreso tra il litorale di Piombino e l'insenatura di approdo di Portoferraio, chiusa dall'altro lato dalla Villa Romana della Linguella. Si tratta di una residenza di grandissimo prestigio che rispetta le esigenze di una grande famiglia, una famiglia come quella dei Valeri, che insieme agli Aurelii Colte appare radicata saldamente lungo tutta la costa toscana, una famiglia che ha stretti rapporti con la capitale, dalla quale fa proprio pervenire anche manodopera specializzata e soprattutto materiali da costruzione per opere artistiche di grande pregio. Sulla base di una recente revisione dei materiali da parte di Sonia Casaburo, che appunto ha nuovamente indagato i materiali e le fasi edilizie della villa,
è stato possibile ascrivere all'Etagustea il suo impianto originario, mentre l'assenza delle principali forme di produzione della fine del primo e poi del secondo secolo d.C. inducono a porre nella seconda metà del primo dopo l'abbandono della residenza, tra l'altro con uno spoglio molto consistente dei suoi materiali d'arredo più preziosi. Gli elementi desunti dagli strati di crollo dell'edificio di San Giovanni pongono tra l'altro nello stesso momento anche la fine della frammentazione dell'edificio stesso, consentendo quindi di proporre che possa essere stato l'incendio, quindi questo evento drammatico, a segnare l'abbandono del sito da parte dei proprietari. La parte rustica e la parte dominica erano quindi separate, ma dovevano essere collegate da una o più scalinate rivolte verso San Giovanni, di cui tra l'altro furono individuati anche alcuni resti sul promontorio nel corso degli scavi della villa romana. I lavori, tra l'altro, della costruzione della parte rustica, quindi questa fattoria a San Giovanni, sancirono molto probabilmente la fine della fase metallurgica che interessò il sito di San Giovanni per tutto il secondo secolo avanti Cristo, e le scorie di lavorazione che i costruttori dovettero trovare in grande abbondanza in tutta l'area furono utilizzate, come vedete, come piano preparatorio di pavimenti in calcio pesto e di non questo seminium. La fisionomia metallurgica del sito e la successione degli eventi che hanno condotto ad una mutazione nella destinazione di uso di quest'area è stata tra l'altro messa in luce grazie alla realizzazione di una trincea nella zona ovest dell'area di scavo presso il bordo della sezione risultante da lavori novecenteschi di escavazione delle scorie di ferro antiche. Alle quote inferiori di tale trincea, che poi parleranno in maggior dettaglio di questo benvenuti cosa la manca la Ferina e la Tarantini, alle quote inferiori appunto di questa trincea sono emersi in sezione i numerosi livelli scorie, resti di forme di minerale, obliterati da uno strato di livellamento dell'aria sul quale sono stati poi impostati i muri dell'edificio tardo repubblicano, emersi proprio nello scavo della trincea stessa. Il rinvenimento di un piatto in ceramica vernicenera di produzione Campana B, databile alla fine del secondo secolo a.C., al di sotto della fondazione di uno dei muri, posto verosimilmente a sancire la fondazione dell'edificio, potrebbe quindi rappresentare il termine post-quem per l'interruzione della lavorazione siderurgica, almeno nella rada di San Giovanni, ed un cambio definitivo nella destinazione dell'area. L'indagine condotta da Alessandro Colletti sui centri di riduzione di epoca romana sull'isola e la recente revisione dei materiali recuperati dal locale gruppo archeologico nell'ambito della mia tesi di dottorato hanno permesso di circoscrivere, tra l'altro, la cessazione dell'attività di lavorazione del ferro proprio tra la fine del secondo e l'inizio del primo secolo avanti Cristo. Questa evidenza, tra l'altro, pone un altro problema, perché anticiperebbe la data di costruzione dell'edificio di San Giovanni rispetto alla sovrastante residenza signorile, per quanto i dati di scavo, diciamo, della villa delle grotte possono essere revisionati, lasciando quindi ipotizzare che questo edificio possa rappresentare forse il nucleo originario della villa romana. Mutando con il passare del tempo la dimensione, diciamo, la qualità delle colture che si erano sviluppate, diciamo, in questo fondo, la villa avrebbe potuto subire delle trasformazioni per adeguare le sue strutture alle nuove realtà produttive e poi con l'età austea accentuare sensibilmente l'importanza e lo sviluppo architettonico della parte dominica. In conclusione, le importanti testimonianze archeologiche scaturite dalle campagne di scavo a San Giovanni indicano comunque un profondo cambiamento nel quadro delle attività economiche e dei paesaggi nel corso del primo secolo a.C., legato a questo punto con ogni probabilità a mutate esigenze nello sfruttamento delle risorse e nell'utilizzo del territorio. Io volevo aggiungere soltanto due parole, che così un commento finale potrebbe essere intitolato di libro di studi. Numero uno, mi piacerebbe tantissimo, a un certo punto, la congettura del culto di Eracle nella rada del 4 febbraio assumesse più corpo, perché naturalmente il nesso fra Eracle e Ercole e le Saline diventa a quel punto un fatto estremamente qualificante. Storico archeologico. Il rapporto tra Ercole e la produzione del sale
se si fa un paio d'altri. Però per arrivare a questo bisogna che noi riusciamo a far risalire sempre di più la cronologia di queste benedette salite. Al punto 2 del libro dei sogni viene naturalmente la possibilità di capire davvero bene, no? Qual è il momento di questa svolta con la quale si passa dal ferro al vino. Naturalmente con Alessandro e con Marco Benvenuti ne abbiamo parlato per anni e anni, no? Di questo problema, di questi salti, di queste trasformazioni, di questi cambiamenti. E poi naturalmente noi speriamo moltissimo di arrivare in fondo a questo edificio che è un po' il cuore di questo paesaggio del vino nell'ambito della viticoltura, nell'ambito della rada di Portoferraio, e finalmente individuare una manifattura per la riduzione del ferro che sia abbastanza ben conservata. A questo punto lascio la parola direttamente ai Fiorentini. Bene, allora venite nel presidente di Marco Benvenuti con Laura Chiarantini, Caterina Mazzocca, Rosa Rosamani, che hanno fatto. Comunque non lo so se lo avessero Marco Benvenuti per chi non mi conoscesse. Mi ricollego proprio all'ultima slide, non so se ci si guadagna a passare dal vino al ferro, non so, forse è meglio bel boccale di vino e una bella scuola di ferro, però insomma diciamo la verità, che è una storia, ecco appunto, che è utile, unisce tutti dal direttivo. Allora, nella presentazione che vi facciamo adesso raccontiamo un pochino quello che è stato il percorso, più che altro il percorso recentissimo degli studi, diciamo, di carattere più tecnico, scientifico. Penso che la maggioranza dei presenti che siano amministrazione archeologica o storico-artistica, noi siamo dei geologi, mineralisti, eccetera, quindi, però ormai da 25 anni insomma lavoriamo su queste cose, quindi vorrei un pochino raccontarvi questo. Io di questo argomento non vi dirò praticamente niente, lascio ovviamente la parola a tre persone, sono tre giovani, giovanissime, due, una giovane, una ricercatrice, ma insomma eccetera, e credo sia stato un altro aspetto bello, dico anche Laura che prima ha introdotto, più o meno siamo la stessa fascia generazionale, in fondo questo progetto è un progetto che porta avanti noi vecchiarelli, insomma quasi, insomma diciamo così, però ecco, tra un po' si va in pensione, però perlomeno ci sono delle forze giovani che potenzialmente avrebbero le possibilità di continuare questa attività. Il problema è che in un paese in cui si dà spazio a geni, i nostri giovani valentissimi, che sia Caterina che Rosa Rosa sono laureati una settimana fa col Massimo del Voto della Lode, raccontano qui quello che hanno fatto durante la loro tesi, quindi Laura che spesso l'ha fatto qualche anno fa con un anno di risultati, e sicuramente anche Laura Pagliantini seguirà le stesse orme con la tesi di dottorato. Dico, è un peccato veramente, io su questo ci insisto, ero avuto una riunione, si sta parlando del tutt'altro argomento, di revocazione tra due anni dell'Unione di Firenze, un progetto dell'Università di Firenze, io ho detto che l'investimento maggiore dovrebbe essere nel favorire al massimo la ricerca, lo studio delle giovani generazioni, perché la memoria che noi portiamo è una memoria che va trasmessa, va raccontata. Avete visto la bella foto che ci ha fatto vedere prima, non so se Franco o Alessandro, non so quanti ragazzi sono venuti a vedere quest'anno gli scavi, tantissimi, giusto? C'erano loro, ma non so se avete tenuto un conto, ma anche loro, credo veramente tanto. Ecco, io penso, dico, questo io credo sia veramente uno dei messaggi importanti, no? In cui diciamo, possiamo raccontare queste storie fantastiche, però si rappresentano non dei miti, ma delle realtà su cui in fondo si inalbera anche la nostra struttura, la nostra tradizione. Quindi io questo ci credo veramente tanto. Quindi
non rubo nessun altro tempo, dico soltanto che in questo piccolo gruppo molto semplice, con pochi agganci politici, con pochi soldi, con tanto entusiasmo, avevo cercato di creare un sistema funzionante in cui si integrassero le varie competenze senza quei litigi e quelle gelosie che purtroppo caratterizzano molto spesso l'Accademia. Diciamolo, io vengo da una settimana terribile di lotte intestine, non vi racconto niente, se no si cambia argomento. Ecco, appunto c'è la registrazione, quindi non dico nulla, però dico, quindi in questo sistema che almeno a questa piccola scala funziona, io mi auguro che possa funzionare anche in prospettiva futura, soprattutto per dare l'opportunità a chi avrebbe il diritto e il merito, ma che purtroppo spesso per le dinamiche che purtroppo regnano nel nostro povero paese sono un po' dimenticate. Qui lascio la parola. Credo inizierà Caterina, che ha lavorato, qui c'è Lucio, è stato il fabbro, che è il nostro maestro, che ci ha portato nello studio per la riproduzione di questo processo della produzione del ferro di cui stavamo parlando. Poi ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto con Rosa, che ci racconterà dello studio che lei ha fatto di alcuni dei materiali venuti fuori dallo scavo lì di San Giovanni, e infine Laura, che racconterà un pochino questo link tra Elba e Popolone, che già accennava prima Alessandro, relativamente al ferro, ma soprattutto a un altro metallo che è importantissimo a scala regionale, ma che all'Elba apparentemente è un pochino meno importante, che è il rame, che pure invece probabilmente un ruolo l'ha avuto, anche se con particolari aspetti. Non vi dico niente, se no rubo. Quindi lascio la parola a Caterina che inizi questa chiacchierata. Grazie. Allora, abbiamo già visto come l'Elba nel panorama minerario antico abbia avuto un ruolo sicuramente di centrale importanza. Per quanto riguarda i giacimenti ferriferi, questi sono composti principalmente da ematite nella zona nord-orientale e da magnetite in quella sud-orientale. Recenti ricerche condotte appunto dal professor Benvenuti sono state individuate consistenti tenori di stagno e tungsteno all'interno delle ematite elbana, provenienti dall'Elba, in grado di tracciare, di identificare il minerale ematitico provenienti dall'Elba. Se si riesce a capire come questi elementi si partizionano durante il processo di riduzione e di produzione del ferro, è possibile cercare di ricavare uno strumento di attribuzione di provenienza anche per i prodotti siderurgici. I prodotti siderurgici connessi appunto alla produzione antica del ferro sono principalmente costituiti dalle scorie e dal ferro metallo, quindi dalla bruma. In tutto il mondo antico il ferro veniva prodotto per riduzione allo stato solido, quindi con metodo diretto, con l'introduzione di ad esempio un minerale ferrifero, ad esempio appunto ematite, all'interno di un forno, che in presenza del monossido di carbonio sprigionato dalla combustione del carbone appunto produceva la spugna di ferro metallico, la bruma, e la frazione silicatica, la scoria generalmente liquida. La scoria, per quanto apporti una necessaria perdita di parte del ferro introdotto, ha un ruolo essenziale nel processo, tra le altre ragioni anche perché funge da mezzo attraverso il quale le particelle di ferro metallico si aggregano nella spugna metallica, nella spugna di ferro, oltre a proteggere la superficie di questa bruma dalla riossidazione. Per studiare la ripartizione di stagno e tungsteno nel processo, appunto, ci siamo affidati a Lucio e abbiamo effettuato la ricostruzione di un forno per la riduzione del ferro. Abbiamo cercato di utilizzare interamente materiali reperibili in situ e tutto il processo è stato seguito da una trucco di Via 5 che poi ha tratto anche un documentario per la divulgazione scientifica. Il processo si è articolato in diverse fasi, durate nel complesso una settimana, che hanno previsto il reperimento e la preparazione dei materiali, la costruzione del forno, il processo vero e proprio di riduzione con lavorazione della bruma e infine appunto il campionamento di tutti i materiali per le analisi. L'esperimento è stato condotto nel cantiere Bacino presso Rio Marina, nella zona nord-orientale dell'Elba, all'interno del quale, appunto proprio nel cantiere Bacino, è stata prelevata l'argilla
con cui è stato poi costruito il forno. Quello è il professor Correnti, eh? L'argilla è stata lavorata per il raggiungimento del giusto grado di plasticità e stoccata in attesa poi della costruzione del forno. Per quanto riguarda il carbone, è stato scelto un carbone prodotto in maniera artigianale nel Grossetano e è stato preliminarmente spezzettato su indicazione appunto del direttore dei lavori. Anche il minerale è stato minerale matitico, è stato preso anche questo nel cantiere Bacino e è stato arrostito per circa 5 ore in un bacile sia per eliminare gli elementi volatili che per infragilire la struttura che poi è stata appunto frammentata e anche questa stoccata in attesa poi della riduzione, del processo di riduzione. Per la costruzione del forno è stata preparata una struttura in legno troncoconica che è servita come anima per sorreggere la struttura cruda del forno in argilla. Questa struttura è stata cotta prima all'esterno e poi all'interno e infine è stata dotata di tuyer per insufflare l'aria poi durante il processo di riduzione. Il processo ha visto un'ora di riscaldamento con l'introduzione solo di carbone e la reazione dell'ambiente riducente all'interno della fornace. Durante tutto l'esperimento sono state introdotte 53 cariche composte circa da 750 grammi di minerale e altrettanto di carbone introdotte dall'alto della struttura. Si sono effettuate 5 scorificazioni, cioè 5 fuoriuscite di fuso silicatico da un foro alla base della fornace e alla fine si è formata una grossa bluma circa appunto al di sotto della tuyère. Per estrarla è stato ripulito il camino con l'introduzione di solo carbone e è stato percorso appunto con un grosso legno per estrarre la bluma che è stata lavorata già parzialmente direttamente in situ. Complessivamente il processo ha visto l'impiego di circa 45 kg di minerale e altrettanto di carbone per la produzione di 30 kg di scorie e 5 kg di bluma, quindi spugna di ferro metallico, in 3 grossi pezzi. Tutti i materiali sono stati campionati sia per un'analisi, una caratterizzazione diciamo, di massima che per uno studio più approfondito sui traccianti individuati per l'ematite, cioè stagno e tungsteno. Per quanto riguarda il minerale matitico, da analisi di bulk, quindi su polvere, analisi massiva, sono state individuate 75 parti per milione di stagno e 656 di tungsteno. Queste si allineano con i valori attesi per altri, appunto, per altri materiali ematitici studiati precedentemente provenienti dalla zona di Rio Marina, però risultano abbastanza inferiori, soprattutto per quanto riguarda lo stagno, rispetto ad altri campioni, ad esempio provenienti da Terra Nera. A livello mineralogico, mediante microsonda, sono stati individuati dei cristalli lamellari di ematite associati a cristalli cubici di diverse dimensioni di pirite e a minerale di ganga fibroso silicato. Indagando la superficie delle lamelle di ematite, si sono evidenziate delle zonature più chiare identificate poi da analisi puntuale come magnetite e delle strutture dei cristalli più chiari che identificati come scelite, quindi un wolframato di calcio, che è la fase che contiene tungsteno. Per quanto riguarda le analisi puntuali condotte invece sulle zone identificate come ematite, si è evidenziata la presenza di circa 1000 parti per milione di tungsteno, probabilmente in soluzione solida, quindi all'interno del reticolo delle ematite, della struttura delle ematite. L'analisi delle scorie ha evidenziato la presenza di olivina paleolitica, quindi silicati contenenti principalmente diciamo, ferro, e delle strutture dendritiche rotondeggianti di fustite, cioè ossido di ferro, tutto immerso in una matrice vetrosa ricca in calcio. A livello dello studio dei traccianti si sono identificati anche in questo caso cristalli micrometrici e submicrometrici di scelite dello stesso wolframato di calcio osservato prima, associate generalmente alla fase a ferro zolfo. Da analisi di bulk, sempre su polvere, su questi campioni, si sono identificati 30 ppm di stagno e 600 di tungsteno.
In effetti i valori di stagno ritrovati sono molto bassi e questo probabilmente è una delle ragioni per cui in microscopia elettronica non è stato possibile identificare, rilevarne le evidenze per la concentrazione probabilmente troppo bassa. Lo studio dei metalli ha portato a evidenziare una struttura a ferro, diciamo, a ferrite, a ferro massivo, in cui si osservano diversi inclusi scoriacei di diverse dimensioni e diverso tipo, e alcune zonature più chiare in elettroni elettrodiffusi che probabilmente sono imputabili a una diversa concentrazione di carbonio perché non hanno mostrato evidenze composizionali particolari, quindi probabilmente dovuto al carbonio che non è rilevabile mediante microsonda. In questo caso non sono state rilevate evidenze dei traccianti sui materiali metallici se non da analisi di bulk che ne evidenziano concentrazioni molto basse sia in stagno che in esterno. Per quanto riguarda l'analisi del carbone, è stata condotta sulle ceneri e è stata ritrovata la presenza inaspettata di buone percentuali 268 ppm di stagno. Questo valore, considerata la proporzione in cui carbone e minerali vengono introdotti durante il processo, non risulta trascurabile. Si pensa che, per quanto la bibliografia sull'argomento non sia molto, molto estesa, sicuramente è un punto da approfondire, però potrebbe essere lo stagno all'interno del carbone potrebbe essere dovuto a un'anomalia geochimica del distretto delle colline metallifere grossetane in cui questo carbone, da cui questo carbone proviene, in colline metallifere che comprendono anche l'unica miniera di stagno italiana che è Monte Valerio, appunto. Appunto, abbiamo visto, per quanto riguarda lo studio dei traccianti, è stata evidenziata la presenza di stagno nelle ceneri del carbone e nell'ematite la presenza di tungsteno improbabile in soluzione solida e di una fase propria che è la scelite. Per quanto riguarda i prodotti, abbiamo osservato un rapporto stagno-tungsteno nella frazione metallica superiore rispetto a quello delle scorie per un netto impoverimento in tungsteno, mentre nelle scorie è stata individuata la presenza di scelite, di wolframato di calcio, associata generalmente a una fase ferro-zolfo. Da queste evidenze possiamo ricavare l'affermazione che durante il processo di riduzione il tungsteno tende a partizionarsi prevalentemente nella frazione scoriacea. Per quanto riguarda lo stagno, vista i tenori che conteneva le matite di partenza troppo bassi, in questo caso non è possibile effettuare affermazioni. Possiamo però rifarci alcuni dati pregressi per ricavarne delle ipotesi. Prima di tutto l'analisi di una spugna di ferro rinvenuta in contesto archeologico a Baratti, cioè a Polonia, dove con ragionevole certezza veniva utilizzato e impiegato un minerale proveniente dall'Elba, analizzata da Laura, ha mostrato l'associazione tra lo stagno e il ferro, proprio la frazione metallica all'interno della bruma. Anche l'esperimento condotto nel 2012 a San Giovanni, che è un esperimento simile a quello che vi ho mostrato, ha mostrato poi dalle analisi la presenza di alcuni cristalli di una fase in cui lo stagno risulta associato alla frazione metallica del ferro. Per cui, viste questi dati, è possibile quantomeno supporre che lo stagno tenda a partizionarsi durante il processo nella frazione metallica. Questo dato sicuramente necessiterà di nuovi approfondimenti, ad esempio con nuovi studi con ematiti più ricche in stagno e tungsteno, ma soprattutto in stagno. Inoltre abbiamo visto per il carbone quanto sia importante approfondire gli studi sulle influenze geochimiche delle materie prime, e altrettanto importante sarà condurre nuovi esperimenti modificando anche le condizioni operative del processo e magari riuscendo ad esempio anche a monitorare la temperatura. Inoltre potranno essere condotte nuove sperimentazioni, nuove ricostruzioni con i dati, avvalendosi anche dei dati archeologici che stanno emergendo dagli scavi in atto recentemente e di cui ora vi parlerà Rosa. Bene, grazie.
Sì, informazioni interessanti a questo proposito emergono anche dalle analisi archeometriche che sono state effettuate in questo caso su materiali archeologici provenienti nello specifico dal sito di San Giovanni. Ricordo brevemente la suddivisione della fase antica San Giovanni almeno in due fasi successive, quindi una prima fase industriale svoltosi sicuramente in epoca romana fino al secondo secolo a.C., forse anche nel precedente, e una subito successiva fase agricola residenziale legata alla Villa delle Grotte, che gli edifici di San Giovanni costituiscono appunto la parte turistica. I materiali analizzati provengono da entrambe queste aree, quindi da entrambe le fasi, che sono appunto molto eterogenee per funzione e per datazione, però rientrano quasi tutti sotto la classificazione di materiali ceramici, ovvero di impasti, si tratta di impasti costituiti realizzati con acqua, argilla e materiale inerte, forgiato a freddo e consolidato in grande cottura. In particolare il materiale inerte veniva aggiunto intenzionalmente negli impasti per conferire o come smagante o come fondente, comunque per conferire delle proprietà importanti alla ceramica. Le analisi effettuate sono di tipo minero-petrografico, in particolare si è utilizzata la microscopia ottica in luce trasmessa e in luce riflessa, che è fondamentale per lo studio dei materiali ceramici perché ci consente di ottenere informazioni non solo sulla composizione dei campioni ma anche sulla tessitura, quindi di vedere come si dispongono i materiali formati in impasto, e riflettometria ad AGX, che è una tecnica che fornisce la composizione mineralogica dei campioni in polvere. Le analisi effettuate hanno permesso di ottenere delle informazioni sulle antiche tecnologie di produzione e sulla provenienza delle materie prime che venivano utilizzate. Partendo dunque dall'attività metallurgica, è stato già detto che nello scalo del 2013 è stato effettuato un sondaggio stratigrafico profondo circa 2,50 m, scavato a Rispa, che ha permesso di identificare vari strati. In particolare la prima entità individuata è un muro che si è portato dal Repubblicano, come quelli individuati nel messaggio 3, al di sotto del quale è stato ritrovato questo piattello di avvicinera che sancisce in qualche modo il cambio di destinazione d'uso del sito di San Giovanni. Infatti, subito al di sotto del muro, sono emersi degli strati tutti riferibili in qualche modo all'attività metallurgica. Si tratta fondamentalmente di accumuli di scorie e di frammenti delle pareti dei forni di produzione. In particolare, in uno di questi strati, incastonato qua nel frammento di forno e scorie, è stata rinvenuta un'anfora che è attualmente in corso di studio e che potrebbe fornirci nuove informazioni sulla datazione dell'attività metallurgica a San Giovanni. Molto interessante è stato anche il rinvenimento al di sotto degli accumuli di scorie di un piano battuto di ematite, si osserva la testa, che è interamente composto da minerale ematitico compattatosi e che potrebbe essere o dei residui appunto di minerale compattato sul sito oppure anche un letto di arrostimento per il minerale. Per il momento non è stato possibile fare delle ipotesi sulla funzione di questo piano. Molto interessante è stato però rilevare che piani di questo tipo, piani battuti di questa tipologia, si ritrovano anche a Baracchi e sicuramente attestano un'abbondanza sul terreno di questo materiale. Al di sotto del battuto di matite sono emersi vari strati di terreno interessati dalla zona dei fuochi. Al basamento geologico del sondaggio è emersa invece una piccola fossa di forma circolare scavata direttamente nel banco argilloso appunto, che è particolarmente importante perché potrebbe costituire uno dei rari esempi di struttura altometallurgica rinvenuti sull'isola. La sua funzione è ancora da chiarire e si spera che la nuova campagna di scavo possa fornire nuove informazioni per la sua interpretazione. Per quanto riguarda i materiali analizzati, appunto sono analizzati diverse tipologie di materiali, scorie, carica minerale, frammenti di battuto, frammenti critici. Mi limito però
però parlare dei frammenti delle pareti dei forni che hanno fornito le informazioni più significative. Innanzitutto per frammenti di forno si intendono dei frammenti di argilla cotta, lubrificata e con tracce di scorificazione, interpretabili come frammenti delle pareti dei forni di riduzione. La caratteristica che li rende veramente riconoscibili è una evidente zonatura cromatica. Di questi campioni che infatti sono stati suddivisi per la loro descrizione in tre strati: uno strato rosso, uno strato grigio e uno strato nero, denominati così in base al colore che assumono l'osservazione macroscopica. Lo strato rosso è ipoteticamente lo strato più esterno rispetto al cuore della fornace, cotto in ambiente ossidante. Lo strato grigio è invece uno strato intermedio, parzialmente lubrificato e cotto in ambiente riducente. Lo strato nero invece costituisce la parte interna della parete del forno, che dovrebbe essere quindi più vicino alla camera di combustione dove avvengono le reazioni di riduzione. Questi strati neri sono caratterizzati al microscopio da uno stato di lubrificazione molto avanzato, con porosità elevata e vapori di forma sempre più sferica, e soprattutto dalla presenza di o fasi metallurgiche di neoformazione o vere e proprie di gocce di scoria che sono percolate nelle porosità del materiale ceramico. La presenza di queste fasi dimostra la pertinenza di questi frammenti alle pareti di cuore di riduzione. E un'ulteriore conferma di questo è stata data l'individuazione all'interno di una delle scorie di colata analizzate di un incluso ceramico del tutto con le stesse caratteristiche dei frammenti di forno analizzati. Il passaggio tra gli strati è solitamente graduale, tranne in due casi in cui si osserva un passaggio molto netto, forse dovuto a un contatto diretto con la scoria, lo strato liquido, magari all'uscita del forno di riduzione, più che a una distanza graduale dal cuore della fornace. Per quanto riguarda gli impasti, in tutti i frammenti analizzati sono individuati degli ARCS, cioè delle microstrutture interpretabili come aggregati di rocce argillose che indicano una cattiva maturazione dell'argilla utilizzata e delle porosità di forma stretta allungata che indicano l'utilizzo di materiale vegetale come smaganti negli impasti. Gli impasti in generale sono composti da quarzo, feldspati, miche, ossidi di ferro e frammenti lipici. In particolare il quarzo è il componente principale, presente sia in cristalli micrometrici che in cristalli macroscopici, come quello che si vede in alto a destra e anche nell'immagine macroscopica, che sono aggiunti intenzionalmente agli impasti per conferire le proprietà di frattaglie. La presenza di frammenti di ematite negli impasti conferma l'ipotesi ragionevole che questi forni venissero realizzati direttamente sul sito di riduzione dove l'ematite era naturalmente abbondante. In particolare, fra i frammenti di forno si è individuato un ipotetico frammento di Cuvier, il cui ritrovamento è stato molto importante perché raramente si sono rinvenuti nei siti di riduzione di epoca romana. Solo un altro sempre a San Giovanni, ritrovato negli anni passati, e a Magazzini. Molto interessante è stato anche l'analisi dei frammenti litici, esempio dei frammenti di forno. In particolare si vede un esempio di un campione dove è stato individuato un frammento di roccia effusiva con le stesse caratteristiche delle rocce incassate nel Flysch Cretaceo a sud-est di San Giovanni. In conclusione, dunque, possiamo dire che l'analisi di questi materiali ci ha permesso di ottenere delle informazioni sulla manifattura dei forni di riduzione di cui ancora non sappiamo molto. In figura c'è la ricostruzione di un forno ipotizzato per la Rimpopulonia. Ad oggi, per i dati che abbiamo finora, si può dire che i forni di San Giovanni potevano essere molto simili a questo, quindi con la reazione artificiale tramite Tourier e un canale per la spillatura della scoria. A differenza di quello mostrato, però, i forni di San Giovanni non dovevano avere una rotura in pietra, ma dovevano essere realizzati interamente in argilla refrattaria. Molto interessante è stato anche rilevare che tutti i materiali utilizzati per l'attività metallurgica erano materiali locali, quindi chiaramente le matite, ma anche i materiali per i forni. Passando invece alla villa repubblicana, si sono analizzate tre diverse tipologie di materiali.
sono state organizzate una storia di argilla cruda conservatasi in modo eccezionale grazie all'incendio e al conservatore del Cristo. L'analisi ha confermato la composizione degli impasti riportati dalle fonti, come diceva prima Laura, quindi degli impasti di sabbia, argilla e materiale vegetale. Si sono poi analizzati dei laterizi, in cui però l'impasto era molto fine e quindi non si è prestato a una buona osservazione al microscopio. Alcune ipotesi sulla loro provenienza erano state fatte grazie a dei bolli epigrafici rinvenuti sulle tegole, in particolare i bolli dell'officina Torelli, di cui ha parlato Laura, ma anche di alcuni bolli VOL che erano già noti dalla bibliografia e che sono stati attribuiti a un officinato, Marcus Valerius Volusus, che operava in area pisana. Non è stato possibile per il momento fare ulteriori ipotesi con le analisi archeometriche, quindi in futuro potrebbero essere effettuate delle analisi chimiche, delle analisi sulla tipologia delle tegole e facendo anche un confronto con i laterizi naturalmente della riva delle grotte e degli altri materiali bollati bolus. Infine si sono analizzati Doria. Alcuni frammenti di Doria, se ne è caratterizzato in generale l'impasto, ma particolarmente interessante in questo caso è stato l'analisi dei frammenti litici presenti. Sarebbero necessarie analisi anche in questo caso più di dettaglio, però è stato possibile identificare le rocce come rocce fusive di composizione latritica a basaltica. Per ottenere informazioni quindi sulla provenienza dei Doria si è fatta un'analisi di tipo storico-archeologico con cui è stato possibile individuare tre possibili, chiaramente non sono gli unici, ma tre possibili siti di provenienza e poi si è andato a confrontare, a verificare se la presenza di rocce fusive negli impasti fosse compatibile con queste provenienze. Quindi si è pensato naturalmente all'isola d'Elba dove i Doria sono stati ritrovati, dove però non è documentata la presenza di figline specializzate in custodiale. Si è poi pensato alle figline dell'area pisana, da dove appunto provengono alcune delle tegole, e infine alla Valle del Tevere, dove è nota la presenza di figline specializzate in produzione di custodiale che esportavano anche i loro prodotti verso le isole di Repente. L'isola d'Elba non è geologicamente compatibile con la presenza delle rocce nei Doria. Similmente anche nell'area pisana non sono presenti ferramenti di rocce effusive come in tutta la zona settentrionale e quindi si può supporre che due officinatori che abbonano il materiale di San Giovanni non avrassero nella stessa figlina. Infine invece è risultato compatibile la zona della Valle del Tevere dove sono numerose le ferramenti di rocce effusive. In particolare si è visto che trachiti e latiti affiorano nella località di Morrupo, all'estremità orientale dei Monti Sabatini, molto vicino al corso del Tevere, e proprio vicino al corso del Tevere sorsero queste officine e intanto altri pubblicanti che ho parlato, e molto interessante è stato anche individuare il sito Lucus Feroni, per cui è nota la produzione di ceramica vernice nera sempre in appartamento repubblicano. In conclusione appunto si sono ottenute delle informazioni sulle tecniche di produzione e in particolare sui traffici commerciali a cui si apre l'Elba con la fine dell'attività metallurgica nel primo secolo a.C. Speriamo appunto che nuove informazioni provengano sia dalla nuova campagna di scavo, specialmente per gli aspetti della climatologia e dal proseguimento delle analisi archeometriche sia sulla parte della climatologia sperimentale, sia per gli studi di provenienza e anche iniziando a studiare un'altra tipologia di materiali, in particolare i marchi intonaci che sono stati già campionati da San Giovanni ma che non sono ancora stati studiati. Allora, le ultime parole, poi finiamo per questa presentazione, io anche le parole a chiusura un po' del discorso dei colleghi, loro hanno parlato della tecnologia del ferro sul suolo urbano e chiaramente tutto questo si ricollega anche con gli studi che il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Università di Firenze, fa da ormai diciamo, qualche annetto, anche sulla mitologia diciamo, popolonese. Anche se come ha parlato Alessandro non è ben chiaro come, quando e perché, sappiamo perlomeno a partire da
il sesto, settimo secolo avanti Cristo, c'è un'importante fase produttiva del ferro a Bologna. E come vi dicevo, più o meno il nostro dipartimento è dalla fine degli anni 90 che si occupa di indagini archeologiche in quest'area, in gran parte in collaborazione con il parco archeologico. I primi dati furono fatti, insomma, analizzando prevalentemente scorie e resti di fondo fuori contesto stratigrafico, da quello che rimaneva dei depositi di scorie che c'erano sostanzialmente nel Golfo di Baracchi, da queste località, e quindi benché fossero materiali, diciamo, fuori contesto, in qualche modo ci hanno consentito di avere alcune idee sui processi metallurgici, di avere alcune idee sulle tipologie di strutture, che poi pian pianino si sono sommate nel tempo e ci consentono di, diciamo, di mettere a fuoco un panorama un po' più organico. Poi in particolare con l'inizio degli anni 2000 e con gli scavi sistematici di cui si è occupato appunto anche il Dipartimento di Archeologia e Storia dell'Arte dell'Università di Siena, del cosiddetto deposito della spiaggia di Baratti, dove rimane ancora, perché ancora il mare non se l'è portato via del tutto, una parte dell'enorme deposito di scorie che probabilmente c'era nell'area, questo piccolo allino di terreno che è stata preservata. E in quest'area, diciamo, le informazioni che sono venute fuori a carattere archeologico sono più consistenti. Sono state ritrovate numerose strutture metallurgiche estremamente frammentarie e alcune particolarmente ben conservate. Queste erano per esempio due strutture di forgia molto ben conservate e che sono state anche datate. Tutto questo, diciamo, è per dire che anche le analisi pedestre che noi abbiamo fatto iniziano a ritornare nel puzzle dei dati che abbiamo negli ultimi anni. Queste recenti analisi fatte sul minerale urbano, queste anomalie di stato in frame, sono sistematiche delle matite urbane, perlomeno delle matite di alcune delle miniere urbane, e anche gli studi sperimentali di cui parlavo prima Caterina, danno chiaramente conferma a tutta una serie di evidenze che noi avevamo visto in precedenza, alle quali non potevamo dare una giustificazione chiara. Sistematicamente si trovavano nelle scorie di riduzione del ferro a Populonia, queste fasi a ferrostagno, queste erbe a ferrostagno, queste scelite metallurgiche che noi non sapevamo come interpretare, ma che adesso sappiamo essere il risultato di qualcosa che dal minerale passa in questo caso alla scoria. Così come diceva Caterina, un'altra cosa che non sapevamo spiegare era questo anomalo contenuto di stagno che c'era in questo campione di bruma. L'hanno interpretato in maniera abbastanza fantasiosa, pensando alla provenienza del minerale, forse appunto in parte dall'area di Montevalerio, ma che adesso sappiamo essere probabilmente semplicemente legato a queste forti anomalie di stagno che ci sono in alcune parti della mineralizzazione e il mare. Questo per dire che pian pianino i tasselli del lavoro vanno avanti. Quindi se ci fosse stato bisogno, no, ma insomma se ci fosse stato bisogno abbiamo anche una prova scientifica del fatto che Populonia chiaramente si lavorava il ferro urbano, era prova evidente, ma insomma ne abbiamo anche il riscontro tra virgolette analitico. Un po' più incerta rimane l'attribuzione relativa ai terrani. Io ho riportato qui la frase a cui faceva riferimento anche Alessandro, questa frase in cui si dice, secondo Aristotele, in cui si dice che dall'isola d'Elba, da una miniera dell'isola d'Elba da cui poi gli Etruschi che abitano Populonia estraggono il ferro per la loro produzione, ecco, dalla stessa miniera in un tempo precisato precedente doveva essere stato estratto anche il rame per la produzione del rame. Allora, tornando a Populonia, ve l'ha fatto già vedere Alessandro, proprio in quella parte di spiaggia che ancora rimane, e questi depositi ci sono ancora perché sono la parte più bassa del deposito di spiaggia che ancora non è stato scavato, quindi la parte praticamente sul livello del mare è costituita prevalentemente da scorie della metallurgia del rame. È stato possibile datarle, sono datate tramite radiocarbonio, proprio l'accumulo di queste scorie è datato con radiocarbonio a 8-9 secolo avanti Cristo, e sembra predatare tutto quello che viene dopo, quindi la fase più importante della metallurgia del ferro. Queste scorie sono già state in passato oggetto di studio da parte di... non voglio entrare nei dettagli, sono queste grosse torte, veramente grosse, di
scorie di lame che hanno tutta una serie di caratteristiche mineralogiche e composizionali, contengono ovviamente rame, ma contengono anche queste tracce di solfuri a ferro, rame, zinco, quindi diciamo che prendono il nome di metallina in termini in campo metallurgico, che sono dei solfuri diciamo, artificiali che si formano nella scoria, e sono compatibili, del tutto compatibili, con l'estrazione del rame a partire da mineralizzazioni a solfuri. Questi solfuri in qualche modo si devono avere. In particolare noi abbiamo in prima istanza chiaramente pensato alle mineralizzazioni polimetalliche e solfuri del Campidiese, che sono in stretta vicinanza, sappiamo da anche i postigli, i ritrovamenti, i pannelli di rame di epoche precedenti essere state conosciute e smarcate, però rimane aperta questa famosa frase della una provenienza urbana del rame. E quindi siamo andati, vi faccio vedere alcuni dati che sono ancora non del tutto pubblicati, facendo queste cose, siamo andati a prelevare alcuni campioni di minerali di rame da quelle che ho scritto occorrenze di minerali di rame, per dirvi che sono abbastanza comuni nell'isola d'Elba, che sono invece queste piccole occorrenze di minerali di rame, soprattutto associati alle rocce fioritiche, qualcuno che magari per fine alla geologia sa di cosa parlo, che però diciamo, come entità non hanno niente a che vedere con l'entità e l'estensione delle mineralizzazioni campigliesi, con quantitativi di rame. E sono stati prelevati diciamo, campioni da quattro di queste località, e su questi campioni, così come sui minerali del campigliese, così come sulle scorie a rame di Baratti, cui facevo vedere prima, sono state condotte le analisi isotopiche del piombo. Allora, io qui vi accenno solo brevemente. Per correttezza vi dico che ho già riportato un solo grafico dell'analisi della composizione isotopica del piombo invece che due filate, non vi sto raccontando un valle, faccio soltanto perché sennò erano troppo fitti e non si vedeva bene. Come probabilmente sapete, il piombo si usa in alchimia come tracciante di provenienza, cioè la composizione isotopica del piombo di scorie, oggetti, foglie dei modoni, può consentire di risalire a quella che è la provenienza del minerale impiegato. Il grafico in buona sostanza funziona così. Questi circoletti che voi vedete rappresentano i principali distretti minerali dell'area circummediterranea. Quindi, che ne so, tutto l'arancione è la Sardegna, tutti i campi azzurri sono la Spagna, Cipro è quello nero, il campo rosso è in questo caso il campo composizionale delle mineralizzazioni polimetalliche della Toscana meridionale, in particolare quelle del Campidiese. E vedete, partito da solo, la composizione isotopica delle scorie a rame di Populonia cade perfettamente all'interno del campo composizionale delle miniere del Campidiese. Diversamente, queste sono le composizioni isotopiche di minerali urbani. Per la stragrande maggioranza, la maggioranza delle mineralizzazioni urbane hanno una composizione isotopica completamente differente dalle scorie di Populonia. Fa unica eccezione le mineralizzazioni del Calamita, che hanno analoga impronta isotopica e analoga genesi giacimentologica rispetto alle mineralizzazioni del Campidiese, quindi sono da un punto di vista puramente isotopico indistinguibili. Però le mineralizzazioni del Campidiese per entità, ripetibilità e vicinanza rimangono comunque le più probabili indiziarie come sorgenti di rame prodotto a Populonia. Rimane aperta la questione se il rame urbano possa comunque aver dato origine a una qualche sorta di sfruttamento locale. Allora, grazie alla collaborazione con la sovrintendenza, appunto di questa deriva, ma confermati, si sono prelevati dei piccolissimi frammenti di metallo da oggetti di metallo di alcuni ripostigli dell'isola d'Elba, dell'epoca del livello finale della prima guerra del ferro. Spero di averli localizzati bene, ma non sono sicura. Questi sono i ripostigli da cui comunque sono stati prelevati i piccoli frammenti. Cioè, ero indecisa, sai, che non c'è. E anche su questi oggetti sono state fatte le analisi isotopiche del piombo. Prima è stato necessario fare uno screening fra questi materiali in modo da capire prima che tipo di lega fosse.
in modo da sapere innanzitutto se c'era un contenuto di piombo sufficiente per noi in quel frammentino per fare l'analisi, e poi abbiamo selezionato oggetti che per loro natura, pannelle, colatrici, barrette di rame grezzo, cioè oggetti che in qualche modo potessero rappresentare una produzione locale, cioè che potessero avere avuto una, diciamo, minor circolazione e minor commercializzazione. È chiaro che uno spillone può essere arrivato all'Elba da qualsiasi parte. E questo è lo stesso diagramma di prima, io ci ho rimesso l'Emilia del pane. Abbiamo che per due campioni che provengono dal cima del monte, sono quelli anche della sovrintendenza sono stati riportati, e per il campione del Porterraio possiamo assolutamente escludere dal punto di vista isotopico che il metallo utilizzato abbia una provenienza locale, cioè non è compatibile, diciamo, né con la Toscana insulare né con la Toscana, diciamo, entroterra toscana. Possiamo pensare, in base alla composizione isotopica, a una possibile provenienza sarda, e credo che questo a livello di circolazione del metallo e delle genti non stupisca particolarmente in ambito urbano. Gli altri due campioni vengono da San Martino e da Colle Reciso, hanno una composizione completamente diversa. Se vogliamo sbilanciarsi a sognare, possiamo pensare anche a provenienze, diciamo, dal Medio Oriente, dalla Turchia, dal Cipro, non lo so. L'altra cosa però è che questi due campioni hanno una composizione, parlando puramente di composizione isotopica, che potrebbe anche benissimo essere il risultato di un mescolamento, uso, riuso di rame, diciamo, toscano in senso lato, locale in senso lato, sia questo dell'Elba o non. Una cosa ve la devo dire per precisazione, è una cosa che bisogna sempre tenere presenti, per esempio quando si interpreta questi tipi di dati, è che quando si lavora con un manufatto, e il manufatto, sia esso di rame, di bronzo o di una lega qualsiasi, è il risultato del riciclo e del riuso di metalli preesistenti, è chiaro che se voi per produrlo, faccio esempio, avete preso un pochino di rame sardo e un pochino di rame cipriota, li mettete insieme, gli isotopi del piombo che voi andate a misurare alla fine non sono né quello sardo né quello cipriota, sono un mix. Se questa cosa è successa una, due, tre, quattro volte, il dato che io vado a leggere probabilmente non ha nessun significato. Quindi in genere noi selezionano oggetti che per le loro caratteristiche intrinseche ci consentono di escludere fenomeni di uso e di ciclo, però noi non pensiamo essere certi, quindi sempre una cosa che non abbiamo presente. Comunque parlava che si ha probabilmente di una pluralità di provenienza del metallo, anche a titolo di Elba, già niente che diciamo piuttosto ampio. Io con questo chiudo, c'è una serie di Allora chiudiamo questo panorama, io credo vorrei ricordare soltanto la conclusione, così a cui ci tengo molto in particolare a ricordare una persona che tutti noi conosciamo, che fu quella che mi coinvolse all'inizio degli anni 90 proprio a Popolonia, è Antonella, che, a cui io sono molto legato da un affetto e da amicizia, che purtroppo è naturalmente scomparsa, e a lei vorrei dedicare un pochino anche quello che è stato fatto qui. E poi a tutte queste persone vedete elencate, tre di queste sono qui presenti stasera, ma senza il lavoro di tutti questi ragazzi e queste ragazze, per me soprattutto donne, che si deve a questi piccoli risultati che vi abbiamo mostrato, no? Cioè, è una scienza molto semplice, ma che senza queste persone non sarebbe stata possibile, oltre ovviamente alle collaborazioni con i vari ispettori della sovrintendenza e il cuore citare anche Silvia Pirelli della società Parchi Patrimonio, oltre ovviamente a tutti gli amici e colleghi del gruppo Italia. Grazie a nome di tutti. Naturalmente siamo tutti probabilmente stanchi, è stato un pomeriggio direi molto intenso, però io immagino che ci siano magari anche domande, curiosità che vorremmo porci. Mi sembra, se posso provare a trarre delle conclusioni, che
veramente di carne al fuoco, letteralmente ce n'è molta, vengono fuori molti possibili stimoli da questi lavori che sono stati presentati. Penso al cosa si può ricavare da questo lavoro sul Monte Moncione per capire cos'era l'Ilva in età arcaica, per esempio, un posto dove potevano convivere comunità che diciamo, conservavano un rituale funerario preistorico con bronzi che venivano perché erano parte di un commercio marittimo evoluto e raffinato. Quindi, insomma, l'immagine che a me piace molto di un'isola che non è mai tutta uguale in tutte le sue parti, ma che probabilmente ha conosciuto sempre una forte articolazione interna. E questo naturalmente è da approfondire, specialmente nel rapporto tra la zona mineraria e il resto dell'isola. San Giovanni, siamo tutti quanti a sperare che venga fuori uno di questi forni di riduzione. Ma giustamente, oltre al punto di svolta che ha sottolineato Franco dal ferro al vino, a noi interesserebbe anche il punto di svolta precedente, cioè quando è che si decide di impiantare un'attività metallurgica su grande scala lì a San Giovanni. Questo è molto importante perché si dice veramente un po' di tutto sulla fase iniziale della lavorazione del ferro all'Elba, si fa risalire a epoche remote, invece andrebbe quanto più possibile contestualizzata e legata a delle scelte precise che sono state fatte o sono state subite in primo luogo dalle comunità locali. Questo è da vedere. Infine, quest'ultimo intervento che dimostra quanto, se ce n'era bisogno, quanto veramente si può recuperare facendo uno studio con gli adeguati strumenti di questa documentazione archeometallurgica. Penso subito all'ultimo intervento, la faccenda della provenienza del rame, della possibile provenienza del rame di questi oggetti dalla Sardegna, quando penso che per anni io nelle cartine ho sempre messo ho fatto notare questa singolare coincidenza tra gli affioramenti di bronzo e questi oggetti metallici appunto dall'Elba, suggerendo quasi che vi fosse un legame diretto tra questi affioramenti e questi oggetti. In realtà il legame ci sarà, ma evidentemente molto più immediato e stimola ulteriori riflessioni. Bene, il discorso del tracciante, questo dobbiamo lavorarci ancora molto. Anch'io ho dei sogni nel cassetto, anche a me piacerebbe molto poter un giorno analizzare, che ne so, dei frammenti di ferro metallico se si sono conservati da Imera e vedere che ferro utilizzavano da quelle parti, tanto per dirne una. Secondo me questa cosa ci potrebbe riservare delle sorprese, ma prima dobbiamo ancora affinare gli strumenti. Bene, io a questo punto mi fermo. Se qualcuno ha intenzione di fare delle domande, eccetera, è benvenuto naturalmente. Nicola? Ho visto, mi pare nella presentazione di Caterina, un bilancio di materia sulla prova del ferro dell'anno scorso. Sì. No. Sì, quella di marzo 2013, sì. Dove si è partiti da, mi pare, da 45 kg di minerale, sì, e si è ottenuto 5 kg di bruno e sì, non mi ricordo quanto di scoria. 30 kg. Ecco, faccio una considerazione di efficienza. Sì. Il processo per essere efficiente deve invertire questo rapporto, cioè devono venire fuori più bruno che scorie. In base a considerazioni di chimica dovrebbe venire da 45 kg di minerale 25, forse 30 kg di bruno e molto meno scorie. Cioè è successo probabilmente che l'ossido di ferrico si è ridotto tutto a ossido ferroso, ma molto ossido ferroso è rimasto nella scoria invece di procedere a ferro. In realtà lì per motivi di tempo è stata messa la parte di analisi poi del processo, da questo punto di vista
e si vede meglio che poi in realtà per la formazione della scoria ha avuto buona parte un ruolo anche la struttura del forno. Si è stimato, diciamo, che almeno 7 kg di argilla del forno hanno reagito insieme poi al minerale durante il processo, quindi ci vanno contagiati, diciamo, anche quelli. La resa, il calcolo della resa in funzione del tenore di ferro del minerale di partenza, se non sbaglio, era del 19%, che è abbastanza in linea con quelle in bibliografia per esperimenti del genere, come resa in funzione del tenore di ferro più che in chili di materiale impiegato. Però secondo me, se fate un'analisi chimica della composizione della scoria, troverete un valore di ferro superiore alle scorie che troviamo all'erba o a no, no. Sì. E lì anche con quello, ad esempio, lavori di Sernenza, eccetera, ci sono, si possono vedere che almeno la resa è sorprendentemente bassa, cioè chiaramente rispetto alla siderurgia moderna, cioè, sarebbe drammaticamente. Non è nemmeno il nostro mestiere, no, certamente si può migliorare, si può arrivare a ragione di voi, si può ovviamente. Non è detto noi, anzi. Caterina l'ha detto, cioè non ci siamo posti primariamente di produrre un processo. La prima prova. Esatto, la prima prova, quindi si può certamente migliorare. Però ci sono documentazioni archeologiche di un paio di siti che hanno stato conoscenziati nel Giura, eccetera, in cui hanno avuto la fortuna di trovare proprio tutti i materiali che servivano, e sono venute stime di resa intorno al 20-25%, più o meno lo stesso pensiamo al terzo secolo avanti Cristo, quindi per dire no, quindi. Non sono cose sorprendenti, erano sorprendentemente basse per quelle che sono le nostre economie di scala, diciamo così. Certo. Però, In questo caso la composizione delle nostre scorie con le prodotte marinare in verde, riportata da questo diagramma triangolare, ferro mattite, è un po' più ricca di ferro, ma non molto, rispetto alle scorie provenienti dal contesto archeologico di Baratti. Quindi insomma c'è una buona corrispondenza. No, perché tutto il giochino dell'efficienza consiste nel decidere quanto tempo, dopo che ho finito di alimentare le matite, ci tengo ancora il materiale nel forno. Perché più ce lo tengo, più ossido ferroso diventa ferro, però le scorie diventano sempre meno fluide. Quindi bisogna azzeccare il momento giusto, non andare troppo oltre, altrimenti diventa un blocco unico solido, ma non fermarsi troppo presto, altrimenti si perde in efficienza. E non escluderei che anche la ripartizione del tungsteno e dello stagno cambi tra scoria e metallo a seconda del tempo di permanenza di quest'ultima fase di maturazione, chiamiamola così. Certo. Sì, per questo poi appunto anche negli sviluppi è inserita la possibilità di fare nuovi esperimenti con creare condizioni, certo. Ci sono altre domande? Ma io ho una curiosità, la domanda la pongo a Laura. Un pomeriggio intenso, bellissimo, quindi passerei un attimo, perché la mia domanda va dal ferro al sale. Bellissimo questo discorso di Salina e Tornare, di cui usiva, a parte il periodo pregresso, per cui sarebbe interessante capire quando sorge il punto eventualmente, mi interessava dal 500 in poi. Tu hai detto che rispetto all'800 siete risaliti perlomeno al 500, nella documentazione sei partito da una e ti sei fermato in una mappa. Mi interessava capire se avete avuto poi una dimostrazione di continuità eventualmente anche poca. E la domanda ha un motivo, perché con Alessandro ci siamo divertiti in questi giorni prima di Pasqua, per cui non ho molte memorie, però mi pare di ricordare che abbiamo visto in alcuni vari insomma, esempi di carnappe storiche, sia dell'Elba ma sia in particolare di Porto Ferrario, qualche elemento relativo al 500, una forte lacuna per il 600 e poi elementi di Tonnare e Saline molto ben delineate graficamente nelle leggende e anche con un tono nei artigli per la prima metà del 700. Quindi mi interessava capire se questo 600 invece a voi è noto, e se avete notato comunque una continuità fra 5 e 8, se vi siete fermati a alcuni esemplari di mappe o quale altra documentazione è. Questa era la domanda. No, è comunque allora. Noi abbiamo
dei dati che vanno un po' spostati tra loro, nel senso che abbiamo i dati settecenteschi anche su un livello cartografico entro come divertire perché è buono. E poi dunque il fatto però è che gli spazi della linguella cominciano in realtà da subito come magazzini da sale, quindi esiste un rapporto abbastanza diretto tra salina e conservazione del sale, che poi è un'attività strategica, perché voglio dire, cioè, il sale è stato oggetto di monopolio di Stato fino a tempi recenti anche in Italia, ma anche in molte realtà istituzionali del Medioevo, per esempio, il controllo del sale era un controllo centrale, quindi un controllo esercitato in maniera strategica. E, il 600 è un po' povero di documentazione, in effetti. Io questo non saprei neanche dare una risposta a questo punto consolidata in qualche modo. Penso che però appunto sulle saline noi dobbiamo ragionare ancora, perché le saline vengono distrutte di fatto dal 1900 in poi con l'installazione degli altiforni. E nella documentazione ottocentesca sono proprio chiarissime, insomma, hanno proprio un sviluppo straordinario. Sì, ho notato interessante questo avanzamento di documentazione per la prima metà del 700, questa forte lacuna, e poi queste documentazioni cinquecentesche sono delle mappe molto belle dove è rappresentata tutta l'idrografia, sono delle cose molto molto interessanti, con queste segnalazioni dettagliatissime, sì, leggende alfanumeriche. No, allora mi confermi che esiste effettivamente al momento questa lacuna seicentesca in data di indicare che c'è una lacuna effettiva. Ecco. Sì, sì. Okay, grazie. Io volevo aggiungere una cosa, se, no, però non voglio anticipare. Allora, stavo facendo in questo momento una riflessione per certi versi politica, no? Perché sono rimasto molto sorpreso oggi pomeriggio da tutto quello che ho visto, cioè mi sembra che il lavoro che stiamo facendo sia molto più grande, molto più importante di quello perlomeno io ho percepito fino a questo momento. Cioè, mi piacerebbe che ci fosse a questo punto un viator in Vanus in questa stanza che uscendo da qui andasse all'Elba e dicesse: ragazzi, guardate che oggi alla scuola normale hanno raccontato una ricerca che si fa su questa nostra isola ed è una bellissima ricerca, molto complessa e molto articolata. Ecco, diceva che ci fosse uno qui dentro ora che stasera prendesse il traghetto magari noi siamo tutti di portatore, io sono il sindaco di portatore, siamo tutti di portatore. Volevo dire, magari lo diremo ai nuovi 5 sindaci che ci saranno dopo il 24 di maggio, che qualcosa del genere sarebbe opportuno che se ne rendessero conto anche loro e qualcosa esistisse in questo settore. Perché effettivamente io probabilmente ho vissuto qualche anno fa delle ricerche che ho fatto insieme a questo Frankovic, nelle parti dell'area di Cacio, dove era stato fatto anche un piccolo librettino. Però poi, devo dire, i comuni hanno speso pochissimo in questo senso, direi quasi nulla. Però in ogni modo è un settore dove effettivamente si potrebbe investire qualcosa di più, anche perché ritengo che sia finito il tempo dove si vada a costruire, dove si vada a buttare cemento, dove siamo in un periodo dove si possa pensare a dei recuperi o comunque ad un approfondimento di quelle che sono le realtà. Questa è una realtà che meriterebbe anche da un punto di vista di prospettiva turistica, perché in fondo l'Elba è turismo, e qualsiasi settore che investe il turismo diventa mercato, diventa attività economica e ha tutto il suo settore che sicuramente porta ritorni di carattere economico. Cioè, io più che altro, ma io probabilmente sono a un secondo mandato, ma insomma noi siamo in un periodo, noi abbiamo ancora 3 anni almeno nella mia amministrazione. Però in ogni modo effettivamente male non sarebbe magari qualcuno proponesse qualche nuovo candidato che qualcosa in questo settore, almeno in termini di prospettiva.
Carlo Pistolini, vieni. Vabbè, io ho fatto prima una precisazione, poi una curiosità. La precisazione è che è stato detto che Matteo Adega è stata amica in maniera di stagno italiano, questo non è proprio vero. In realtà di miniere di stagno ce ne erano due, e la seconda fu scoperta intorno agli anni 30, però alla memoria mi sembra 36, in Sardegna, Canali Serci. Quindi miniere di stagno in realtà ce ne erano due, però per un certo periodo di tempo la miniera di Montevarriero fu l'unica miniera di stagno. Lo stagno fu scoperto nel 1875, quindi dopo 60 anni fu scoperta la seconda miniera in Sardegna. Poi nel 1943 chiuso lo studio. Allora, questa è soltanto una piccola precisazione, magari potrebbe essere utile per non dire un'esattezza in futuro. La seconda cosa che volevo dire, io, insomma, le scuole di Guarati mi hanno sempre un po' più affascinato la storia della miniera, però mi sono sempre chiesto come mai il minerale Bano è venuto all'Elba e non si portava di là la legna. Una cosa, però era una questione che mi sono sempre posto, detto, ma per quale motivo insomma questi etruschi prendevano il minerale e lo portavano a fondere a Barati? Era una questione. E credo che una delle risposte possibili, diciamo una concausa, e questa è la curiosità che pongo, è proprio la diversità del forno e il vano con la diversità del forno del Popolone. Perché stasera io ho potuto vedere che all'Elba il forno era costituito solo d'argilla, e se ho capito bene, mentre a Popolonia il forno era costituito da due strati, cioè un'argilla interna più un rivestimento di arenaria che era poi il macigno costiero. Ora, il forno di Popolonia doveva essere grandemente più efficiente del forno e anche più sicuro, se vogliamo. Ma era sicuramente più efficiente del forno di Soragilla, perché le proprietà refrattarie dell'arenaria, del macigno, sono notevoli. Ora, io qui ho la fortuna proprio di avere accanto il professor Rotti, al quale ho fatto proprio una domanda, ma il macigno all'Isola d'Elba esiste o non esiste? E lui ci ha confermato che appunto che all'Isola d'Elba l'arenale macigno non c'è. Per cui questa potrebbe essere, la lancio lì come ipotesi, una concausa, non solo l'unica, per cui ci si sposta di quanto invece il macigno ce n'è di zero. Insomma. Quindi si può fare un forno più sicuro e anche più efficiente. È un'osservazione interessante, se non sbaglio. Però finisci. No, se non sbaglio forse il Fossa Mancini aveva già fatto un articolo nel 21 sull'utilizzo del macigno come refrattario nei forni di Popolonia. Comunque per dare una risposta a questo dubbio, sarebbe necessario una volta di più prendere e fare uno studio sistematico dei centri di riduzione all'Isola d'Elba e vedere, fare una bella raccolta, una campionatura dei resti dei forni, e a quel punto lì veramente vedere che cosa veniva usato, perché per esempio uno dei grossi dubbi ovviamente è quello, vengono usate materie prime del posto, e questo dal lavoro che hanno fatto le ragazze sembrerebbe proprio di sì, naturalmente, oppure si porta anche del materiale da fuori, anche l'argilla, non è che c'è in tutta l'Elba l'argilla in grande quantità per fare dei forni, non è così scontato, quindi bisognerà valutare per ogni sito esattamente che cosa è stato usato e appunto la provenienza. Sergio? Sì, no, dicevo, effettivamente in realtà il arenarie simile al macigno, poi ci sono anche all'Elba. Quello che cito un po' a memoria perché non è il mio campo, diciamo, specialistico, però se non ricordo male il contenuto di ferro delle scorie di Baratti è un po' inferiore a quello delle scorie di pane, mediamente. Sì. Dico bene? Qualcuno? Sì. Ti sto dando ragione, okay. Perché il ricordo mio è così. Perfetto. Sì. Inoltre, le scorie di pane analizzate sono un pochino più ricche in ferro. Benissimo, quindi a Baratti erano un po' più, più bravi. Ora, questo qui sembra che sia correlato anche a un diverso rapporto tra calcio e alluminio di queste scorie.
cioè il rapporto calcio-alluminio di quello di Baratti è un po' più alto di quello del bario. Questo potrebbe essere legato appunto a un diverso fondente che utilizzavano o a diverse pareti del pozzo, quindi qualcosa di più carbonatico a Baratti e qualcosa di più silicatico legato a qualche, per esempio semplicemente alla sabbia, si dice al disfacimento del granito, dei porfiri del bagno che usavano invece a legno. Quindi l'efficienza diversa potrebbe essere legata o al materiale con cui era costruito il forno, al materiale che veniva aggiunto come fondente, diciamo, primitivo, empirico, che la disponibilità dei carbonati, dei calcari a Campiglia, del campigliese, rendeva, diciamo, quindi un pochino più efficiente il processo di riduzione. Con scorie quindi un pochino meno ricche in ferro, quindi se lo era stato prelevato nella bruma. Non lo so, è una cosa che non so se Marco forse ha notato sì, questa cosa. Ciao. No, ora non voglio entrare, forse sono cose un po' troppo tecniche. Sì, ma sì, cosa sì, voglio dire è che in teoria l'elba degli equivalenti del macigno, in quanto alla mentalità, c'erano, per esempio, sì, sì, tutta la rotte porfidi, eccetera. O che problema anche, ma anche tutte le reniti delle fisce. Quindi non c'era il macigno costiero, ma ci potevano essere. No, c'è quale ci sono. E noi non possiamo dire che quella è la tipologia del forno del bagno. Attenzione, noi stiamo dicendo che a San Giovanni abbiamo trovato dei frammenti che sono, secondo le nostre cose, sono i frammenti di forno. Se poi questa, come diceva Alessandro, era una tipologia diffusa o meno, per il momento non lo sappiamo. Quindi questa è la prima cosa da dire. Seconda cosa, io più che l'aggiunta intenzionale di fondenti carbonatici, io penso che sia proprio l'effetto, noi vi abbiamo visto, Caterina non l'ha messo per brevità, che ora nel nostro esperimento che abbiamo fatto così, non è che ci siamo arrivati, però alla fine 7 kg di argilla del forno sono entrati nelle scorie. Quindi se te c'è una diversa composizione del forno, senza essere così distruttivo, sì, sì. Ti basta poco per spostare gli equilibri. Quindi, io penso più a un meccanismo di questo genere, per esempio il lining, il rivestimento interno era fatto in argilla, questa argilla poteva essere in una composizione un pochino più carbonatica, per esempio, rispetto a quella utilizzata qui, questo basta pochissimo per spostare la cosa e magari, perché no, per aumentare anche l'efficienza, giusto? Sì, sì, grazie. La scoria più fluida. Certo. Io una cosa sola, aspetta, è un po' di tempo, quindi per me è un'ansia. Però nelle scorie bolognesi resti di minerali particolari, cristalli di quarzo parzialmente legittimi nella scoria ci sono. Quindi l'idea che una sorta di scorificante di qualche tipo fosse aggiunto durante il processo c'è, cosa che noi non abbiamo minimamente fatto durante l'esperimento, cioè quello che è finito nella scoria è quello che lei si è presa dalla parete. Un'altra cosa che non vuol dire assolutamente niente, nel senso che quello che si vede, diciamo, questi diciamo, pseudo ricostruzioni che noi abbiamo fatto, queste idee che ci siamo fatte, diciamo, degli ipotetici forni di San Giovanni, sono chiaramente non rappresentativi di tutta l'Elba, non rappresentativi di tutta l'epoca della produzione e sicuramente manca, cioè molto più lacunosa la documentazione urbana di quella popolonese. Detto ciò, e loro mi saranno testimoni, per quello che si è scavato anche nelle buche e in tutto quello che è venuto fuori nell'area bolognese, le strutture bolognesi erano grosse. Erano grosse. Strutture di forni. I forni. Sì. Cioè io ho in dipartimento, non mi so dire da che parte vengono, non mi so dire l'età, una tuyère e loro le hanno viste, le tuyère sono più o meno larghe così, e lunghe sull'aria, la bocca in questo modo, lunghe in questo modo, come quella di Lucio, entra nella parete del forno e io il blocco che ho è un blocco così di queste dimensioni e non vedo appena la compattura. Quindi probabilmente io avevo a che fare con delle strutture proprio completamente diverse. Anche lì non ti so dire di che è, di che periodo, esattamente per che cosa, però Laura ti prego aiutami, il mio ricordo è questo. Sì, anche il mio ho abbastanza dolore. Sì, di dolore. Quindi è tutto un paragone di oggetti, cioè di probabilmente di sistemi anche molto differenti. Va detto una cosa, ricordiamoci che c'era il paradosso, uno dei tanti paradossi dell'isola d'Elba per gli autori antichi era il fatto che il minerale all'Elba non poteva essere fuso. Questo lo dicono, lo dice Marone e lo dice, se non sbaglio, anche lo dice Strabone stesso. Dice Ugar di un
dice il minerale non riesce a essere portato a riduzione, se viene cotto sull'isola bisogna portarlo direttamente sul continente. Naturalmente questa, tutti hanno detto, è una storiella perché all'Elba ci sono le scorie, quindi tuttavia nulla toglie che questa potrebbe essere una riflessione fatta da chi appunto conosceva le materie prime presenti sul continente e sull'isola e che sia stata superata da un'economia di scala molto, molto più avanzata come poteva essere quella imposta in qualche modo dai romani, che a un certo punto diciamo andavano al di sopra della maggiore o minore efficienza di un processo produttivo. La cosa importante era sfruttare tutte le risorse boschive dovunque fossero a qualsiasi basso o alto livello di rendimento, quindi bisogna anche pensare che l'obiettivo della maggiore efficienza è un obiettivo che cambia a seconda di ciò che vogliamo ottenere dalle risorse che abbiamo, quindi se il problema appunto della quantità di minerale non esiste, se il problema è quello di utilizzare al massimo le risorse boschive, si vanno a fare i forni dove capita, insomma, ecco, quindi questo è probabilmente quello che è accaduto in età romana. Franco, volevi... No, io volevo soltanto porre una domanda, se tutto questo non entrasse anche la qualità del combustibile, perché quello è un versante sul quale noi siamo abbastanza scoperti, no? Assolutamente. L'aspetto, diciamo, del paesaggio vegetale di contorno a tutta questa vicenda, cambierebbe un po' anche, perché noi abbiamo utilizzato nell'esperimento di Marina a carbone delle colline metalliche, no? Sì, però poteva essere migliore, poteva essere migliore. Noi non eravamo sicuri. Poteva essere il carbone migliore del carbone usualmente disponibile all'Elba. Può essere, certamente. Vabbè, c'è tutta la storia famosa di Napoleone che quando arriva all'Elba vuole riattivare, vuole attivare degli altiforni sull'isola, c'è tutto il carteggio dove gli viene spiegato in termini tecnici che il carbone che può essere prodotto all'isola al massimo va bene per utilizzarlo nei forni delle cucine, non potrà mai andare bene per un altiforno, per un alto forno. E quindi c'è tutta una documentazione fatta tra l'altro da un generale, il generale Drouot, che era un esperto, e quindi insomma riuscì a convincere Napoleone, quindi evidentemente devono essere argomenti validi, e la storia poi è mostrata nel 1905, proprio il resto altiforni sull'isola non sono mai stati fatti. Comunque il carbone migliore è dato dal ciocco di scopo spetto a fossa, ma si usava anche prima della guerra, perché si era a fare un po' fondo. C'è anche il fuoco, perché dice questa è terra da trattare, a me questa terra serve per riparare il forno del pane, perché non si trova, perché non si trova. Quindi diciamo che questo tema del materiale da utilizzare per le forni, anche questo è un problema fondamentale, perché la riva da trattare a me non c'è, molto scarsa, quindi questa probabilmente sarà anche quella riciclata più volte. Ma sai, nel frattempo si ricostruisce, non si prende l'argilla, bisogna trovare un'argilla, secondo me ora come ora, dagli studi che ho fatto, un'argilla un po' calcarea, no? In modo che si mischia poi, non argilla calcarea, una sabbia calcarea, povera di silice, perché la silice praticamente interviene nella combustione, o preferendo l'ossigeno, si combina, e cosa succede? La temperatura si abbassa, perché l'ossigeno combina. Quindi se c'è meno silice abbiamo una scoria fluida e la temperatura si mantiene dai 1050 ai 1350. Se la silice è maggiore nel bagno di scoria, la temperatura è sotto 800-1050 e è porosa, è viscosa. E quindi il bruno non raggiunge la temperatura di fusione, diciamo, no? La temperatura di acqua sudante. Quindi se c'è parecchia silice ci sarebbe problemi.
se si trova una sostanza tipo il calcio che assorbe e lì abbiamo il ferro meno sicuro, se no il ferro che ho qui per esempio questo lì è un pezzo di ferro, faccio la limonite, è un ferro morbido, battuto a freddo, perché se si batte a una certa temperatura si scorre. Quindi abbiamo poi il trovare da se questo è una pastiera con il sale. Però è anche la limonite del vino. È limonite del vino. Limonite del vino. Questo invece è un esperimento fatto nella scuola della scuola. Questo è quale matite del vino. Questo è come poteva essere il ferro di un fosso. È il minerale. Questo è vero, visto molto bene. È diventato morbido, non c'è questo problema, Ascoltate, penso che si possa, mi pare che qui avremo molte altre cose da dire, ma penso che possiamo chiudere qui e magari rimandare ad un prossimo appuntamento, magari tra un anno, perché no, a fare un altro bilancio dopo la campagna di scavi del 2014. Per la quale Franco non c'è adesso, però mi pare di capire che prima o poi aveva fatto un bando per vedere se qualche uno vuole partecipare. C'è già, perfetto. Sì, benissimo, vi ringrazio allora.